Buonasera a tutti! Ciao Fede, ciao Greg! Buonasera, oggi... Ah, non so se l'avete sentito, io l'ho sentito, <ride> ho scrocchiato un po' di cose. Um... Oggi è un giorno di ritardo dalla live solita, per il semplice fatto che ho avuto problemi di linea. Cioè, l'avevate visto qualche live fa... Um... Alla fine si è scoperto che eh, dei topi mangiavano il cavo della fibra <ride> e quindi il cavo è stato cambiato e eh, i topi, non so, i topi spero eh, disinfestati nel, in cui, nel prossimo futuro, quindi oggi dovremmo avere una linea normale, senza allenamenti, senza scatti vari ed eventuali. E, mh, ho, appunto ho aspettato un giorno in più per il semplice fatto di essere sicuro che eh, tutto quanto andasse bene. Eh, no, no, i san santuari do dovevano proteggerci, dovevano assolutamente proteggerci. No, comunque diciamo che ehm, letteralmente rosicchiavano il cavo e quindi. Tant'è che appunto per un... eh, durante il weekend sono stato proprio completamente senza connessione e quindi abbiamo chiamato l'assistenza poi l'assistenza è venuta e hanno scoperto i colpevoli <ride> diciamo così e insomma adesso speriamo vedo già che comunque è tutto stabile nessun frame perso eccetera eccetera quindi dovrebbe andare tutto bene ehm um... E andrà tutto bene perché oggi, stasera, abbiamo la consueta analisi del Limited di questo nuovo M21. L'abbiamo visto, visto un po' durante l'Early Access, diciamo che ho avuto la, la prima, eh, proprio toccare con mano per la prima volta, eh, questo Limited. Sto cercando di trovare una posizione in cui i miei, i non, i miei occhiali non riflettano troppo, ok? Ehm... Mm, eh, dopo due settimane comunque tra pre-release e sealed, fatti anche durante i Friday night, perché eh, fortunatamente il limited sia molto aggro. Ah, non, non mi pare. Non, non più non, non penso. Perché secondo me è una metà via adesso. Ho provato a giocarlo. agro non mi sembra uh, più consistente di altri archetipi. Ecco, come per esempio M19, mi ricordo. Agro era molto molto forte, rosso-bianco soprattutto. Uh, diciamo che se devo avere un paragone. Uh, è un po' è più lento di quello di M19 perché M19 io mi ricordo che draftavo bianco rosso e. Cioè, non, non c'erano storie, era velocissimo. Quattro partite, mi sono beccato tre Grull e un Mono Bianco. Beh, Grull non è, è un po' mid range, perché gioca a creaturone alla fine. Oh, grandissimo, grazie, Creacur. Ti chiamo, ti chiamo con il tuo nickname. <ride> Bene, bene, mi fa piacere, mi fa piacere che ti sei liberato. <ride> e, um... Comunque, per uh, il limite, io ho sempre eh, sì, le do fatto. Purtroppo, nessun draft perché, appunto, dicevo, ho avuto la fortuna che il mio negozio riesce a fare qualche evento. Ovviamente, tenendo conto di tutte le norme eh, sicurezza anti-virus. Eh, eh, quindi. Ovviamente posti limitati e soprattutto il limited draft non lo fa per il semplice fatto che c'è il passaggio delle carte tra tutti i giocatori e quindi opta adesso, diciamo, se il venerdì sera prima facevamo draft, adesso facciamo sealed, quindi ho potuto fare dal vivo, diciamo, solamente sealed, che ovviamente è, è molto più limitante ehm, per fare magari un archetipo un po', in modo un po' più ottimale. Um, perché infatti secondo me come al solito il draft è vero il booster draft di solito è molto più è un mazzo da draft è molto più forte da un medio è molto più forte di un mazzo da sealed medio eh, proprio perché puoi scegliere i tuoi pick e andare più focus sulla strategia che hai deciso di o, o che il, il tavolo diciamo eh, ti sta facendo capire che puoi usare quindi può essere che magari in ambiente draft sia più facile e diventi più mh, consistente e forte fare un mazzo agro. Diciamo che da Sealed uh, e in generale anche vedendo comunque gli archetipi che li vedremo uh, a breve uh, agro non mi ispirano quella mh, forza ma soprattutto velocità perché di solito... Un aggro in draft deve essere veloce per essere ehm, efficace che mi davano altri ambienti di limited, come appunto, diciamo per rimanere sempre in tema set base. Mi ricordo benissimo M19, M19 era molto, molto eh, velo più veloce, non, diciamo non eh, in assoluto veloce, però era molto più veloce di quello a cui ho giocato in questi giorni. Ciao Federico! Sì c'è Shock ma non vuol dire niente. <ride> Anzi, Shock qua è non tanto per gli aggro che comunque lo possono usare come removal da early game, al costo di un pezzo sul board ovviamente, e... ma Shock qua dentro secondo me è più per l'archetipo il... blu rosso. Comunque, per... Uh, uh... Perché non c'è fulmine non vuol dire nulla. Saluta. Saluta il buone. Ciao buone! Oh, ho, ho alzato un po' troppo. <ride> Comunque, non è, non, è un, non è un limited veloce. Non è Amonkhet, non è uh, Gild di Ravnica. Era molto veloce. Um, e... Non, non mi ha dato questa impressione, nonostante ci sia shock, nonostante ci siano le cose a costo basso. E ecco, esatto, non è i Coria. I Coria in realtà va da quello che si è draftato il mazzo ciclo e che vince di quarto turno a uh, lo stallo perenne e partite che durano 55 minuti. Uh, I Coria è molto particolare come Limited, è più unico che raro. L'ho detto anche se andate a recuperare l'analisi la del Limited di Coria, è molto diversa da tutte quelle che ho fatto per il semplice fatto che archetipi veri ce n'erano forse due, di cui uno era ciclo e che era assolutamente sgravato se riuscivi a draftarlo. Altrimenti si andava di stallo perenne con le creaturone mutate e potevi fare anche tutti i colori dell'arcobaleno perché c'è il, fi il fix degno di un Lara Reborn <ride> praticamente. Um, molto strano, i è stato molto strano. Comunque, direi di iniziare. Uh, vi illustro brevemente, ma diciamo che siamo rientrati nei canoni della, del, del limited classico a cui ci hanno abituato. Um, quindi, abbiamo, uh, avremo i 10 archetipi uh, classici rappresentati dalla loro uncommon uh, bicolor, um, che verranno illustrati diciamo, partendo proprio da questa uncommon, e poi le carte diciamo, che più sinergizzano. Uh, All'interno dell'archetipo scusate. E, ma prima di vedere gli archetipi in sé, uh, partiamo con, partiremo con le carte migliori, ne sono riuscito a sceglierne 5 per tutti i colori. Um, e sono quelle carte, appunto, che, uh, indipendentemente essenzialmente, dall'archetipo che si decide di draftare, vanno sempre comunque bene, anzi, molto spesso col fatto che sono quasi sempre removal o comunque utility abbastanza forti um, sono secondo me degli ottimi first pick a meno che cioè first pick diciamo second pick uh, perché di solito first pick comunque si tende a prendere una rara se c'è um, forte diciamo che sono quei pick che magari vanno prioritizzati uh, soprattutto all'inizio quando ancora non si è chiaro bene l'archetipo che si vuole fare o l'archetipo che è libero al tavolo e quindi sono rimozioni, utility generiche, peschini e cose insomma eh, che vanno bene sempre e comunque. Carte migliori, sempre common e uncommon. Parlando di limited, le common e le uncommon eh, sono il 90% delle carte che avremo a disposizione. E quindi, ehm, diciamo, quando faccio un'analisi del limited, io mi concentro essenzialmente solo su common e uncommon proprio perché. La rara, diciamo, tendenzialmente tende ad essere forte, a prescindere e, e tende anche un po' a guidare magari l'archetipo che si potrebbe andare a fare. Um, quindi, partiamo con le migliori carte bianche, secondo la mia opinione, uh, e partiamo tra l'altro da una ristampa che era a suo tempo, ovviamente, mh, anche molto forte in limited che si piccava praticamente sempre se si era nel bianco ed è atto di resistenza. Questa è una ristampa da Counts of Tarkir ed è un istantaneo a costo 2 che eh, mette un segnalino Pino Pino su una cattura bersaglio che controlliamo e quella cattura ha protezione da un colore a tua scelta fino a fine del turno, ovviamente, diciamo la parte forte è questa seconda, il fatto di dare comunque protezione instant a costo 2, e sappiamo benissimo che protezione è molto forte come meccanica, sia perché può essere usata in maniera difensiva, quindi proteggendo una nostra creatura essenzialmente o dal danno in combattimento o da una rimozione, ehm, per esempio, ma soprattutto può essere usata anche in attacco. Il bianco, comunque, è un colore che in limited tende ad essere aggressivo. Quindi ehm, viene, può, può venire comunque molto sfruttata la protezione anche per eh, essere aggressivi e quindi rendere le nostre, la nostra creatura essenzialmente imbloccabile dall'avversario. Um, questo inoltre ha eh, un'ulteriore sinergia con uno degli archetipi in, nello specifico. Eh, ma va, va comunque bene in qualsiasi archetipo che giochi bianco, in qualsiasi mazzo in realtà che giochi bianco. Ma appunto eh, diciamo il, il top lo ottieni con questa carta nel mazzo eh, verde-bianco. Perché il verde bianco, l'archetipo, è appunto quello dei segnalini più uno più uno. Quindi, oltre ad avere un effetto, comunque a prescindere forte, perché è un costo basso, è una comune, quindi potenzialmente ne abbiamo ne avremo più di una copia, eh, hai anche un'ulteriore sinergia col fatto che appunto eh, questo istantaneo mette un segnalino più uno più uno, quindi eh, lavora, in, diciamo, con tutto quello che il mazzo bianco-verde vuole fare. Andando avanti, abbiamo, eh, come ho detto, eh, essenzialmente removal. Le removal sono praticamente... La cosa più forte da, da prendere o comunque da poter giocare in Limited dopo le bombe. Um, e quindi in tutti i colori tendo a mettere come migliore carta uh, o migliori carte comunque le rimozioni. Le rimozioni ci permettono di togliere creature molto problematiche o comunque di gestirle e uh, dare più po possibilità a noi uh, di vincere, ovviamente. Ciao, Michael. Buonasera, buonasera. E, in questo M21 abbiamo ovviamente molte ristampe. Una di queste ristampe è uh, Pastore della fede. Pastore della fede è essenzialmente un uh, pacifismo potenziato, possiamo dire, ma che costa ovviamente anche di più. Uh, che incanta qualsiasi permanente e il permanente incantato non può attaccare o bloccare e le sue abilità attivate non possono essere attivate, a meno che non siano abilità di mana. Quindi diciamo. Eh, blocchiamo proprio letteralmente completamente un qualsiasi permanente eh, non terra diciamo dell'avversario in più ha un effetto aggiuntivo eh, che quando entrano nel campo di battaglia le poste della fede ci fanno guadagnare 4 punti vita che in limite di punti vita sono un pochino più importanti rispetto che in altri formati Soprattutto quando, appunto, uno degli archetipi, anche questa è una carta che è generalmente forte in qualsiasi archetipo bianco, perché comunque fa da rimozione, ma in più aggiunge un'ulteriore sinergia all'archetipo um, quello nero-bianco in questo caso, che appunto si basa sul guadagno di punti vita e fa innescare, diciamo, effetti nel momento in cui tu guadagni punti vita. Um, quasi tutte, bene o male, le carte hanno un effetto generico molto buono, queste qui, diciamo, in queste liste di migliori carte, eh, hanno un effetto generico e comunque molto forte, utilizzabile dappertutto, in più hanno un diciamo un ulteriore scalino di sinergia che eh, nell'archetipo, diciamo, corretto le rende ulteriormente più forti proprio perché eh, essenzialmente in un mazzo in un qualsiasi mazzo bianco, questa va benissimo perché fa rimozione e ci fa guadagnare vite. Che va bene, ci, fa, ci rende diciamo meno killabili. In più in un mazzo bianco-nero molto probabilmente questi quattro punti vita faranno innescare altri effetti che siano potenziare creature, che siano fare danni aggiuntivi, che sia creare pedine. Dopo vedremo comunque, ci sono molte carte che agiscono sul guadagno dei punti vita. Si incanta anche le terre eh, ma non le blocca... Perché non blocca le, attività che non sono, le, le abilità che non sono abilità di mana. Quindi, a meno che la Terra non abbia un'abilità extra, diciamo, di fatto incantare la Terra in limited soprattutto dove, bene o male, si gioca quasi sempre solo Terre Base, eh, non, non, non è di molto aiuto. Se non, magari ci serve per guadagnare proprio quei 4 punti vita per fare qualcosa. Però, diciamo, tendenzialmente ci sono bersagli molto più... Um, uh, diciamo ottimali uh, delle sole terre poi un'altra rimozione che è molto forte secondo me soprattutto perché è comune um... no infatti non... a, me... a, meno di... a meno che la terra non abbia un'abilità secondaria che non sia aggiungere mana e che quindi quella viene effettivamente bloccata uh, non... non serve incantare le terre se non ci serve guadagnare punti vita per rimanere vivi, non c'è un bersaglio sul, uh, sul board, eh, incanto una terra per guadagnare 4 punti vita. Basta. Questo è un caso molto molto limite che però potrebbe accadere. Um, passiamo adesso a proteggere la zona, che è una nuova carta, una nuova comune, uh, che uh, è una stregoneria e costa 5. Quindi è un po' tanto, ma comunque nel Limited ci sta, perché è comunque una rimozione che esilia un permanente non terra bersaglio, quindi un qualsiasi permanente non terra. Ed è utile perché eh, molto spesso, soprattutto nel, nel, durante la prima partita, è facile tendenzialmente perdere magari da qualche incantesimo artefatto, o oh, il Planeswalker che ha sbustato il nostro avversario, e ovviamente. Diciamo, è difficile che in limited si metti di main una risposta a uno di questi permanenti particolari. Eh, di solito sono cose da side che poi vengono inserite all'interno dopo appunto la prima partita. Con questa potenzialmente se ne può mettere il um, blocchi. Animal. Sì, esatto, è l'unica terra che in questo limited puoi bloccare, effettivamente. Fortissima tra l'altro, eh, wow, si può giocare in un archetipo, forse. <ride> um, eh, sto qua, ri ripeto, rimango nel limited di set base 2021. Per, per uccidere gli dei in altri formati ci sono carte 20 volte meglio di questa, semplicemente. Ehm... <ride> um è una risposta molto budget ecco, a, 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 a rispond per rispondere a un dio, però già una banishing light è, è, è tre volte più forte di questa, costa di meno, toglie qualsiasi permanente, insomma, eh, non, diciamo che non mi... non sto lì a vedere eh, applicazioni fuori dal limited quando c'è molto senso di farlo. Comunque, questa è ottima perché la possiamo mettere di main eh, e possiamo potenzialmente rispondere ad uno di questi um, incantesimi, artefatti o potenziale planeswalker uh, che i nostri avversari ci giocano. In cambio, alla fine, di un soldato 1-1 bianco, quindi eh, praticamente niente, eh, essenzialmente. E soprattutto non ci toglie uno slot per una removal su creature, dato che è il, diciamo, il 70% di un, di, 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 delle non terre di un mazzo limite ideale sono creature, uh, e anche di solito le bombe che si tendono a giocare dentro i mazzi limite sono creature, quindi um, questo è un ottimo jolly, che costa un po' tanto per il fatto che è, proprio per, perché è un jolly, però... In un mazzo in mono, per in main, è molto, molto forte secondo me. Questa è ancora più forte proprio perché le creature, tanto ce ne saranno molte, e attaccheranno soprattutto. Questa è essenzialmente una rimozione secca quando una creatura attacca a costo 2 istantaneo, distrugge una creatura tappata a bersaglio. Quindi, se un avversario attacca con una cosa grossa, ovviamente che non abbia cautela. Eh, o la tappa per fare un effetto e noi possiamo in risposta ehm, prima dei danni in caso di combat o prima che si risolva l'eventuale abilità di questa fantomatica creatura che si tappa distruggerla a un ammodico costo 2 eh, e questo permette tra l'altro al bianco di poter giocare nel suo turno magari creature diciamo normalmente e tenersi stappato poco mana eh per poter giocare poi questa um, nel turno dell'avversario. Molto forte, secondo me forse, forse la più forte, perché costa poco, è istantanea, ed essenzialmente qua diventa, in Limited, diventa praticamente una Doomblade eh, bianca, eh, per il fatto, appunto, sempre il discorso, si giocano molte più creature del normale, e, e si attacca molto più del normale in Limited, quindi... Questa, questa è un'ottima un carta, non, non penso sia una ristampa, comunque ci sono state carte simili eh, giocate anche in Constructed, eh, però questo 2 istantaneo è veramente un ottimo rate per una rimozione bianca. E poi abbiamo una carta che non è una rimozione, ma che è un utility molto molto forte, e anche e soprattutto per il suo costo, è la solidarietà di Basri. È una stregoneria a costo 2 che semplicemente potenzia permanentemente tutte le nostre creature. Eh, ossia mettendole un mettendo loro un segnalino più uno più uno. Um, questo è essenzialmente un, un inno glorioso, one shot, e, e inno glorioso c'è come rara del set, eh, che è molto forte, <ride> in limited. Uh, questo averlo come uncommon a costo 2 e che in più, ripeto, va ulteriormente a sinergizzare con quell'archetipo che è il verde-bianco dei segnalini, diventa, diventa veramente un'ottima carta da avere, soprattutto perché appunto il, gli archetipi bianchi eh, tendono ad essere comunque avere una componente aggressiva, e quindi dare un potenziamento permanente alle nostre creature ci permette di poter picchiare più a lungo, andare più avanti nei turni essenzialmente, in modo che le nostre creature rimangano rilevanti, Uh, man mano che i turni passano, perché si tende a giocare creaturine e scurvare in early game, essenzialmente, quando un, un, so, un 3-1 diventa irrilevante dopo il terzo quarto turno di gioco, uh, con questo, diciamo, molte delle nostre creature che normalmente sarebbero irrilevanti da un certo turno in poi diventeranno rilevanti e quindi possiamo continuare a menare il nostro piano agro. Uh, continuare a, a portarlo avanti essenzialmente molto molto carina e in più appunto sempre il fatto di avere una sinergia uh, in più che dà solo un vantaggio essenzialmente se la si gioca nel mazzo uh, nell'archetipo diciamo corretto passiamo poi al blu uh, passando al blu abbiamo questa carta che mi piace mi piace molto uh, io Mm, le metto quasi sempre e anche perché ci sono quasi sempre <ride> nel limited queste stregonerie a costo 6 che fanno tornare le creature in mano ai, agli avversari um, c'era anche in m19 mi pare era un common che ne faceva tornare 3 però infatti era un common per quelle ed era molto molto forte questa è una common costa 6 anche lei e in più ha una scelta Uh, può o rimbalzare due creature, che ovviamente è forte perché toglie due bloccanti e magari ci permette di attaccare con creature, oltre al fatto di rallentare il nostro avversario perché gli togliamo delle cose dal board e lui le deve rilanciare, soprattutto in un mazzo che magari noi giochiamo blu, potremmo giocare dei counter e quindi quando prova a rigiocarle gliele counteriamo, anche per dire, ma soprattutto è forte perché ci dà la scelta anche di pescare tre carte. Uh, in Limited, pescare è molto, molto. già è forte di suo in Magic. In Limited, dove non c'è consistenza del mazzo, ovviamente diventa molto più forte perché ci permette di vedere più carte dell'avversario essenzialmente e quindi avere più chance di trovare um, risposte alle sue cose o minacce ulteriori per noi. Uh, senza contare che, appunto, il fatto di pescare tre carte è. Come dicevo, con altre carte bianche, è sinergico con uno degli archetipi, che è quello blu-verde, per far pescare essenzialmente. Ehm, quindi è, è essenzialmente un'ottima comune. Anche questa ce la vedo in uno per eh, di main, perché comunque è un costo 6, a meno che appunto non siamo nel mazzo quello verde-blu che tende a rampare, e quindi magari un paio ce le si può permettere, ma... Mm. Sono comunque due spell e non due creature, quindi eh, Cioè, comunque una spell e non una creatura, quindi si tende un po' a lesinare sulle non creature in limited. Um, ma diciamo che se normalmente anche senza il tra carte probabilmente l'avrei messa dentro perché i rimbalzoni sono sempre forti, il fatto di poter. Eventualmente pescare eh, nel caso in cui non si abbiano bersagli o non si abbia bisogno di rimbalzare delle creature è un'ottima uh, un aggiunta a questo effetto. Poi abbiamo la lettura stimolante che è, è incredibilmente un'aura. <ride> uh, dato che di solito, eh, sia diciamo per conoscenza del limited, sia in generale io tendo a evitare. Uh, le aure. Uh, da giocare per il semplice fatto che sono dei due per uno per l'avversario. Uh, perché tu incanti una creatura con la tua aura, se ti uccidono la creatura, hai perso due carte e lui ha, ha usato una carta per togliertene due. Qua perché la metto? E perché ne vedremo tra l'altro un'altra più avanti? Perché questa essenzialmente si cicla: anzi, ti fa addirittura vantaggio. Uh, no, si, si cicla essenzialmente, non, non dà vantaggio carte. Uh, perché quando entra, oltre a dare più 1, più 1 e volare a una nostra creatura, uh, che eh, può essere assolutamente rilevante su creatu sulle creature giuste, tipo, ecco, Michael, uh, per esempio, dare volare e più 1, più 1 al dinosauro sulla barca, mi sembra molto forte, in più, quando entra, peschi due carte e poi scarti una carta, quindi... Di fatto tu perdi comunque due carte perché hai usato la lettura e poi scarti una carta, però peschi due, quindi ti fai un, un filtro, diciamo, di pescate. Ed è molto forte, soprattutto anche questo, il fatto che peschi due carte va a sinergizzare con l'archetipo eh, blu-verde. Uh, ma in generale questa carta secondo me, è molto forte proprio per il fatto che ti fa pescare e dà a un... volare una tua creatura. È limit... In limite, di volare è molto, molto forte. Um, e anche l'arte è molto bella. Uh, e questa è per quello, diciamo, per pur, pur essendo un'aura, il fatto che faccia pescare ti va a compensare quel, quello squilibrio o comunque quel, lo svantaggio semplicemente che solitamente le Aure hanno in Limited poi abbiamo la Rabdomante dei Relitti e questa, questa è una bella carta quando l'ho vista infatti ho detto ah però, non male è un 3-3 costo 5 con prodezza quindi quando lanciamo una magia non creatura, la Rabdomante prende più uno più uno fino alla fine del turno, ma soprattutto la cosa più importante per cui è qua è che quando entra nel campo di battaglia riprende in mano dal cimitero un istantaneo o una stregoneria bersaglio e questo è molto forte, molto forte in Limited, perché come dicevo tendenzialmente gli istantanei e le stregonerie che si giocano sono meno del solito, ma più impattanti perché solitamente sono rimozioni. O peschini, che quindi ci fanno vedere più carte rispetto all'avversario. Il fatto di poter usare una, anche soltanto una rimozione una volta in più, sdoppiarle essenzialmente, uh, rende questa, um, questo effetto molto, molto forte. Uh, senza potere il fatto che, comunque, alla fine della fiera avremo un 3-3 con prodezza in campo. E una non creatura sicuramente ce l'avremo in mano perché lei ce l'ha fatto, o lui ce l'ha fatto riprendere in mano dal cimitero. Quindi potrebbe anche essere un buon attaccante difensore. E non per nulla, diciamo, richiama un po' l'effetto di Archeomante, che era una comune che comunque era molto forte in Limited perché a costo 4 faceva. Essenzialmente la stessa cosa, eh, faceva riprendere mano un'istata una stregoneria. E in più era comune quindi era molto più forte, perché se ne vedevano molti di più. In Limited, um, qua l'effetto diciamo, parla da sé, perché poter trasformare questa carta in una seconda rimozione diventa veramente forte. A proposito di rimozioni, qua abbiamo una ristampa molto recente da Gilde di Ravnica. Un incantesimo aura con lampo incanta in creatura, quando la sfera entra nel campo di battaglia, tappa la creatura incantata e la creatura incantata non stappa durante lo stab del suo controllore. E questo è un ottimo, diciamo che è un esempio del fatto de, dell'utilità, tra l'altro, di quella rimozione bianca che abbiamo visto prima: quella posto 5. Solitamente eh, non si hanno modi per togliere un incantesimo. In Limited uh, Game one essenzialmente. Quindi questo diventa a tutti gli effetti una rimozione molto molto spesso perché tieni tappato una creatura, tieni tappato il ciccione dell'avversario. Avendo quella bianca, uh, quella rimozione bianca, potremmo addirittura uscire da qualche situazione non proprio felice. Um, giusto per rimarcare secondo me la, la forza e, e il fatto di avere quella rimozione particolare uh, anche solo in monopera all'interno di un mazzo bianco um, fatto stare, che comunque sfera di cattura quando la lancerete e colpirete una creatura molto probabilmente rimarrà tappata per il resto della partita uh, quindi se, molto spesso si usa per tappare ciccioni o comunque cose grosse in combattimento Uh, a meno che non abbiano effetti passivi particolari eh, diventa, um, diventa una rimozione a tutti gli effetti ecco anche questa, <ride> questa è una carta molto molto forte setta maliante è un costo 5 un incanta creatura che mentre la lanci non puoi scegliere una creatura stappata come suo bersaglio quindi possiamo colpire solo creature tappate e controlliamo la creatura incantata molto semplice La lancerete per copiare una creatura. Pokémon City The de... <ride> Sì, effettivamente Sfera di Cattura è letteralmente una, una magia Pokéball. E si vede ancora meglio nell'art di Ikoria, dove c'è il dinosauro dentro questa sfera eh, un po' grossa, ovviamente, per essere una Pokéball. Però secondo me l'idea è quella. Questa stretta magliante è molto, molto forte, perché è essenzialmente un controllo a creatura. Quasi puro. Eh, il fatto che la creatura debba essere tappata per essere controllata... Eh, ancora una volta, ripeto, non è un così grosso problema. Proprio perché in Limited si tende ad attaccare di più. Lo stesso motivo per cui era forte quella removal bianca a costo 2 che distruggeva la creatura tappata... Ehm, diciamo, gli stessi motivi valgono anche per la stretta ammaliante. Proprio perché è facile che le creature attacchino, e quindi è facile che avremo bersagli. Ciao da Do! Stasera si analizza il Limited di set base 2021. E stiamo guardando le... Eh, Ad ora le migliori carte, diciamo, piccabili, per colore, e dopo andiamo a vedere gli archetipi, i 10 archetipi pensati, diciamo, per questo eh, Limited. Mm. E il fatto appunto di controllare comunque la, una qualsiasi creatura diventa mh, game changing, se vogliamo usare i termini eh, lo slang eh, di magic. Eh, Tant'è che ho assistito a bainslayer, angel presi con questa, con questa mh, magia. Diciamo che dobbiamo rinunciare comunque una, a un turno di attacco. Perché essendo tappata la creatura, poi arriverà sotto il nostro controllo tappata e quindi non potrà stappare per attaccare. Ad esempio, anche se comunque non poteva attaccare perché ha debolezza d'evocazione. Quindi in realtà non cambia molto. Eh, diciamo che non potrà bloccare, forse è il più corretto dire. Eh, però abbiamo comunque tolto una creatura all'avversario, e magari la, probabilmente la sua creatura più forte. Quindi non è assolutamente un problema. Senza notare il fatto che, comunque, se ce la vuole togliere, l'avversario dovrà usare una sua rimozione su una sua creatura. E quindi a conti fatti uh, quella creatura ce la togliamo comunque di mezzo in un modo o nell'altro e diventa, um, diventa molto forte e poi costa 5. Non è uh, Mi ricordo effetti del genere: tipo in Amonket, c'era un incanta permanente che prendeva il controllo di un permanente incantato. E costava 7, che però diventa un po' troppo. Costo 7, costo 5. Ce lo si può permettere. Ecco. Passiamo al nero. Il nero è il colore delle removal per eccellenza. Molto spesso la migliore removal in assoluto del limite del 90% delle volte è nera. Qua in realtà non saprei. Qua potrebbe essere uno di, quelle, di quei rari casi. In cui, perché con, sto continuando a preferire la quella bianca questo 2. Comunque, qui abbiamo un ottimo istantaneo questo 5 eh, che è uno spacchino secco. distrugge una creatura o un planeswalker bersaglio. Questo è molto interessante perché mh, dare risposta ai planeswalker a rarità comune, essenzialmente vuol dire eh, da un punto di vista anche di design, ci rendiamo conto che i Planeswalker siano molto, molto forti <ride> in Limited. Eh, molto spesso, diciamo, il giocatore che cala il Planeswalker, eh, difficile che perda, a meno che magari non sia proprio a bordo vuoto e non sia già in svantaggio di suo, ecco. Eh, vogliamo dare degli strumenti per rispondere ai Planeswalker che possano essere messi, diciamo, possano essere piccabili essenzialmente. E questo secondo me è. È stato pensato proprio per quello, è un costo un po' alto, però è un istantaneo e comunque spacca una creatura, quindi non c'è un motivo per non metterla all'interno di un mazzo. In più ha l'utilità extra di eh, se si sa che il nostro avversario gioca un plane walker, o magari questa non l'abbiamo ancora usata, e il nostro avversario ci fa un plane walker, fortunatamente avremo la risposta e non moriremo male. Da, 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 da strani viandanti dimensionali ehm, tra l'altro l'art molto molto bella di un nuovo artista scusate se mi sento uno starnuto no, niente, scherzavo andando avanti ah sì, c'è questa carta che l'ho voluta mettere qua perché secondo me allora, è pensata probabilmente per uno degli archetipi, ma in realtà è molto forte secondo me in generale. Eh, il Devoto di Liliana è un 2-3 a costo 3. Eh, gli zombie controlli prendono più 1 più 0, ma non è questo l'effetto eh, che mi interessa. Quello che mi interessa è che all'inizio della tua sottofase finale, se è morta una creatura in questo turno, in, una, in generale, non deve essere una nostra creatura per forza, possiamo pagare 2. E se lo facciamo, creiamo una pedina creatura zombie 2-2 nera potenziata da lui, quindi diventa effettivamente un 3-2. Um, questa la trovo molto, molto forte in generale, probabilmente pensata e ha comunque una sinergia migliore eh, negli archetipi rosso-nero e verde-nero, che si basano eh, il primo sul sacrificio delle nostre creature e il secondo sul fatto che siano morte delle creature in generale. Um, quindi sarà molto probabilmente molto più facile attivare questa abilità in quei due archetipi ma in generale è molto facile che muoiano delle creature <ride> illimited soprattutto dopo una combat eh, che siano nostre che siano degli avversari poco importa noi potremo al modico costo di due mana eh, diciamo riprenderci una creatura e crearci questo nostro zombie eh, senza contare che eh, l'effetto del devoto può triggerare anche sulle pedine zombie stesse, eh, che lo rende molto più forte di quanto eh, non sarebbe comunque. Um, cioè, se, una, eh, se è morta una creatura, una creatura non pedina, che tra l'altro è una cosa che mi sarei potuto aspettare proprio per evitare magari dei loop. Uh, anche se appunto è un trigger alla sottofase finale, quindi non vai ad abusare di niente. Però il fatto che tu puoi creare uno zombie che è un 3-2 picchia magari il nostro avversario ha degli scambi poco favorevoli. Può o bloccare magari e, e uccidere la sua creatura e noi creeremo un altro zombie. Oppure si prende tre danni e noi magari abbiamo i bloccanti comunque. Cioè va, va veramente, secondo me, a essere una carta molto forte, molto spesso, eh, proprio perché genera board, eh, potenzialmente, tra l'altro potenzialmente anche a nessun costo, la costo lato nostro, perché potrebbero morire solo delle creature dell'avversario e noi faremo comunque uno zombie a costo 2. Quindi, secondo me, è molto, molto, molto potente. E poi un 2-3 a costo 3. Quindi... È... È facile da castare, ha un mana nero e basta, e ha costo basso. E anche costo basso, comunque, creare uno zombie alla fine fai un 2-2 a costo 2. Eh, non male, non male. A ah, Falce Malefica, questa secondo me è una delle carte, non dico più forti, però mh, diciamo che sono quelle un po' sottovalutate, ma che in realtà andando avanti con la partita diventano ingestibili. Uh, anche perché costa molto poco, costa 2, di cui un nero. Ah, Bazar, il buon Crenco mi ha detto di salutarti da un po' che non lo vedo, effettivamente. <ride> buonasera, buonasera, buonasera. Um... Allora, qua parlo, stavamo parlando della falce malefica, che appunto costa 2, di cui un nero, ed equipaggiare 1, quindi costa veramente poco, al pari di. O quelle spadine che ogni tanto mettono all'interno dei set come equipaggiamenti così, filler. E questa è una particolarità che la rende molto più forte di quegli equipaggiamenti lì. Perché entra nel campo di battaglia con un segnalino anima, la creatura equipaggiata prende più uno, più uno per ogni segnalino anima sulla falce malefica. Quindi di base è un più uno, più uno. Ma ogni qualvolta la creatura equipaggiata muore. Metti un segno in un'anima sulla falce malefica, che quindi in quel caso muore la prima, la prima nostra creatura con la falce, la prossima avrà un più 2 più 2, muore quella creatura, la prossima che impugnerà la falce prenderà un più 3 più 3, e così via, rimanendo sempre nel tema del limited, che tra l'altro sarà difficile che qualcuno abbia rimozione per artefatto o anche se ce l'avesse è difficile che la usi su un equipaggiamento. Questa è fo molto forte. Io quando l'ho visto, ho detto: questa qua è il limited fai buchi. Perché diventa. Secondo me. Mh, diventa ingestibile in veramente poco tempo e, e a poco costo. Perché noi equipaggiamo, meniamo, blocchiamo. Lei continua a prendere segnalini. E poi a un certo punto arriverà il punto che do. A costo 1, do un più 5 più 5 a una creatura. Attacco. O, o sta in difesa. Cioè, comunque diventa veramente forte eh, questa secondo me è, una, è sempre una di quelle carte che a prescindere se giochiamo nero è molto molto forte ovviamente ottiene più sinergie sempre nei ma diciamo forse più nel mazzo sacrificio rosso nero che dopo andremo a vedere uh, mh, e basta probabilmente per il semplice fatto che avremo modo noi di scegliere quando la creatura equipaggiata potrà morire sacrificandola per fare altri effetti per esempio um, diventa questa secondo non, non ho ancora avuto modo di giocarla purtroppo però secondo me è una di quelle carte che va fuori controllo se lasciata troppo indugiare diciamo sul campo uh, poi abbiamo la carta che fa crashare o che faceva crashare spero Um, eh, Arena, se non ce l'avevate in inglese, eh, penso l'abbiano risolto quel bug perché c'era durante l'Early Access e poi ho letto che c'era anche dalla release della patch. Comunque, Morsa dell'Oscurità ristampa da um, Out of the Gatewatch e a sua volta ristampa da uh, Scars of Mirrodin. Sì, mi sembra di sì. È tornata ad essere comune, perché aveva subito un upgrade di rarità a, a non comune in um, Giuramento dei Guardiani. Eh, qua torna ad essere comune e quindi molto facilmente trovabile. E eh, ottimo, perché questa è una fortissima removal, perché a questo 2 eh, a una creatura viene dato meno 4, 4 fino a fine del turno. Mo, diciamo che, secondo me... Mh, un tre quarti, un due terzi delle creature muoiono da questa removal, forse di più. Uh, in Limited quindi eh, è per un modo che costa due. Ecco, questa potrei, potrebbe essere uh, l'effettiva best removal uh, del, del Limited perché costa poco. Doppio nero è abbastanza facile da fare. Non è un triplo, non è un e, e soprattutto giocando bicolor insomma si riesce a fare tranquillamente e uccide quasi tutto a costo 2 mentre quella bianca deve attaccare per forza mentre questa no cioè diventa probabilmente come dicevo il nero solitamente in limite da la migliore removal in assoluto eh, tra le common o le uncommon e così a occhio direi che è questa perché è tra l'altro comune quindi Potremmo averne due, anche tre copie uh, tranquillamente in un mazzo e tolgono praticamente tutto. Quindi... Good job, black uh, mana. <ride> ah, e qua abbiamo la carta utility, uh, molto forte, probabilmente a prescindere dal mazzo che, che si gioca. Riti del villaggio, tra, tra l'altro probabilmente è una carta forte in generale. Perché a costo 1, come costo addizionale, dovremmo sacrificare una creatura, eh, ma questa creatura morendo ci donerà due carte. Quindi questo è un peschino, costo 1, pesca due carte, essenzialmente istantaneo. Nel nero è abbastanza forte, soprattutto appunto in limited, vedere più carte è sempre un vantaggio. In più, molto probabilmente anche se non abbiamo un mazzo dedicato, che può essere il sacrificio, può essere quello verde-nero, devono morire delle cose. Um, si può tranquillamente usare su una creatura che sta per essere comunque rimossa da una removal, uh, una creatura che morirebbe comunque in combat, cioè ci sono tante situazioni in cui non c'è bisogno di avere una, la strategia del mazzo basata sul sacrificio, per esempio, perché questa carta sia forte. Uh, si vanno a presentare in una normalissima partita di draft situazioni in cui Ok, tanto questa qua muore lo stesso, almeno ci pesco due carte. Semplicemente, diventa, diventa veramente forte. E, e soprattutto a costo 1, quindi non dobbiamo, rimane, non dobbiamo rimanere stappati. Eh, quindi anche per cose impreviste, diciamo, è, è veramente ottima. Passiamo al rosso. Al rosso abbiamo questo bellissimo effetto di Act of Treason. Che però ci costa alla fine della fiera 2, perché costa 4. Prendiamo il controllo di una creatura avversario fino alla fine del turno, la stappiamo in rapidità, in più aggiungiamo due mana di un qualsiasi colore. Quindi di fatto due, ma due mana dei 4 che spendiamo per questa magia ci vengono restituiti. E questo ci permette di fare, di fare magari, più giocate in un turno. Uh, ma soprattutto comunque rubare la creatura migliore del nostro avversario E magari anche qui Effetto forte a prescindere perché di fatto è un act of treason che costa 2 Alla fine dei conti Che lo puoi però castare dal quarto turno in poi Possiamo dire così um, e, e soprattutto nei mazzi nel mazzo giusto Abbiamo visto prima, no? C'è una carta Questa noi possiamo rubare il ciccione del nostro avversario, attaccare, magari usare le due mani in un qualche modo, attaccare col ciccione del nostro avversario, fare del danno, uccidere qualche creatura e poi lui si aspetta, ah, adesso tanto finisce il turno e me la rità, e invece usiamo questa, ci sacrifichiamo la sua creatura, ci peschiamo pure due carte. Um, quindi anche qui effetto forte più eventuale... Uh, Sinergia che la rende ancora più forte all'interno del mazzo, appunto rosso-nero. Eh, sacrifice um, è un uncommon, quindi non così difficile da trovare. Probabilmente una ci sarà bene o male. Sempre, se si ha la fortuna di prenderne due, con abbastanza effetti di sacrificio diventa uh, veramente forte perché diventa quasi una rimozione essenzialmente in più. Ti dà benefici perché. Sacrificando quella creatura, probabilmente prima abbiamo pescato carte con altri effetti. Vedremo che potremo fare altre cose. Quindi diventa, um, diventa veramente un, insomma, un buon effetto combinato col sacrificio. Poi andando avanti c'è la bizzarria di Vora Magie. Questa è um, ristampa da War of the Spark. E si, era, si è rivelata, cioè, questa lo dico più da um, esperienza fatta appunto con War of the Spark. Questa era una delle, di quelle carte che non gli davi niente, ma in realtà diventa molto forte perché è un 2-2 costo 3, quindi un rate normale. Um, che per ogni qualvolta lanceremo una magia non creatura, metti un senino più uno più uno sulla bizzarria di Vora Magie. E qui um, essenzialmente per ripagarti di questa bizzarria bastano due magie non creatura. Farla diventare un 4-4 a costo 3. Uh, nel tempo uh, diventa. Secondo me, te la sei già. Diciamo, sei andato a pari con il tuo investimento. Mettiamo così. Um, in più è una comune. Quindi potremmo averne più copie che potenzialmente si potenziano. Diciamo, con una magia noi potenziamo due. E, um, e anche qui, quindi di base, diciamo, bastano poche magie per ripagarsela a livello di mana e di investimento comunque di carta. Uh, ma anche qui c'è una sinergia ulteriore in uno degli archetipi che è il blu rosso, che giocherà, che gioca molte più magie non creatura del, uh, del normale, diciamo che si gioca in limited, proprio perché le sinergie si puntano su quello. Um, e quindi... In quel mazzo, questa bizzarria probabilmente diventerà molto più grossa e molto più in fretta, soprattutto eh, che la rende un'ottima scelta, eh, diciamo per quell'archetipo in particolare. In generale, comunque, avere una creatura che si potenzia quando facciamo una non creatura eh, è, abbè, è piuttosto forte. Perché, eh, nonostante comunque le creature siano la maggior parte del nostro mazzo, ovviamente, ma sempre comunque. Secondo me si riesce a fare una non creatura. Un paio di non creature, diciamo, tra il quarto e il quinto turno eh, di gioco giocando questa di terzo turno. Quindi ci sta, secondo me. Scusate, devo già essere per un po' di gola secca. Poi andiamo con le remover del rosso. Che ovviamente saranno tutte eh, a base di danno. Qui abbiamo una ristampa di Eldrain poco da cronico stionante, istantaneo costo 2, che infligge 3 danni a una creatura o un Planeswalker bersaglio, se quella creatura o quel Planeswalker stanno per morire in questo turno, invece esigiali. Questa, diciamo, è semplicemente rimozione, eh, ho scelto di mettere questa perché appunto infligge 3 danni a costo 2 instant, quindi ci permette di togliere abbastanza creature, ehm, anche non in early game, ecco, mettiamola così, diciamo non ho messo shock qua perché 2 danni, e eh, diciamo sono molto più efficaci in early game e molto di meno già in mid game non uccidi quasi niente in mid game eh, con uno shock mentre col, con tre danni aumentano considerevolmente i bersagli e le cose che puoi uccidere in un colpo solo diciamo e per questo diciamo ho scelto questa sopra shock come eh, diciamo removal rossa a costo basso Possiamo, possiamo metterla in questi termini. Qua c'è Geyser Vulcanico. Uh, questo essenzialmente può diventare una specie di um, Banefire. C'era Banefire in M19 che era molto forte. Uh, questo diventa un Banefire istantaneo. Perché, diciamo, Banefire in M19 il fatto che non potesse essere Counterato era un po'. Cioè era difficile che venisse counterato a prescindere. Um, questa la rende eh, lo stesso effetto istantaneo che secondo me è molto più mh, valuable, molto più prezioso. Uh, perché può infliggere danni tra l'altro a un qualsiasi bersaglio. Quindi possiamo usarlo sia come rimozione per una qualsiasi creatura potenzialmente, e adattarlo diciamo alla costituzione di quella creatura, ma soprattutto può essere una removal da... Per i giocatori, <ride> perché se, se siamo in una situazione in cui abbiamo montato un mazzo aggressivo, un verde, un verde rosso, un rosso bianco per esempio, anche il rosso nero, um, e abbiamo mandato pochi punti vita all'avversario, ma magari l'avversario si è stabilizzato in qualche modo, quindi non possiamo più attaccarlo, uh, avendo questa nel mazzo avremo comunque una possibilità di essenzialmente sparargli in faccia il danno che, gli, che ci mancava. Um, e questo diventa... Cioè questo effetto è comunque nel suo essere istantaneo Nel suo essere molto versatile Perché può essere eh, rimozione per creatura O mh, vittorie essenzialmente Rimozione per giocatore um, Secondo me almeno una copia ci sta uh, in, uh, in tutti i mazzi rossi bene o male Perché anche solo avere quella probabilità di top topdeccarlo proprio quando tu non hai più niente, l'avversario ha, che so io, 6-7 vite e tu hai, hai solo delle terre, ehm, non, mi sembra, non mi sembra malvagio. Non mi sembra affatto malvagio, soprattutto per esempio in archetipi come il verde-rosso possiamo affiancarlo a del ramp e quindi avere molte più terre del normale o avere... Più, molte più terre prima del tempo e quindi fare più danni e magari usarlo come removal in maniera più efficace con tempistiche più efficaci uh, durante la partita e questo è, secondo me lo rende veramente mm, piuttosto forte e poi questa forse è la migliore removal rossa uh, in termini diciamo assoluti perché è un costo 3 è istantaneo infligge 5 danni a una creatura a un plenso walker bersaglio e quel permanente perde indistruttibile fino alla fine del turno nel caso sia rilevante il limited, cosa che può esserlo perché c'è Basriket che dà indistruttibile, uh, c'è la masticora che prende indistruttibile, c'è qualcosina. E, e questo essenzialmente è un 5 danni a costo 3 istantaneo e toglie Praticamente tutte le creature, a parte quelle proprio i top end, i costi 6 e i costi 7, però tutto il resto diciamo dal costo 5 in giù mh, praticamente lo toglie, lo, lo elimina senza problemi e ha un costo basso a velocità istantanea. Quindi insomma se la vedete e giocate rosso piccate questa removal perché probabilmente è quella con miglior rapporto effetto costo dell'effetto. Passando al verde, passiamo anche alla seconda aura eh, che avevo detto che avrei inserito all'interno di questa top. Uh, Queste sì sono la top 5 best color limited cards, eh? sono un vero streamers. Um, Addestramento di setessa, ristampa recentissima da um, Teros oltre la morte. Uh, e questa è un'aura che costa 2, dà più 1 più 0 e travolgere a una, a una nostra creatura. E soprattutto l'ho messa qua dentro perché ci fa pescare una carta. Eh, quindi motivo per cui eh, ho deciso di metterla proprio per quello. Perché è un'aura che comunque dà travolgere eh, che è una cosa molto rilevante. Soprattutto in, um, quando magari abbiamo dei ciccioni che non hanno travolgere, non penso... A parte il dinosauro sulla barca e qualche rara o mitica, eh, il verde non abbia niente di ciccioni controvolgere, cioè il 7-3 vanilla che non ha travolgere e già con questo diventa un 8-3 controvolgere che anche se ci muore comunque del danno passa. Eh, e in più ci siamo recuperati la carta usata con addestramento di setessa perché abbiamo pescato, essenzialmente ci l'abbiamo ciclata. E, e secondo me è il, quello il motivo per poter giocare quest'aura. Ripeto, di solito le aure sono uno svantaggio oggettivo in uh, Limited, a meno di sinergie particolari, archetipi particolari. Uh, il fatto che uh, la carta diciamo, che ci togliamo dalla mano per giocare l'aura venga sostituita subito da una carta pescata. Um, rende la eventuale perdita della creatura con l'aura attaccata sopra molto meno pesante. E um, in più appunto da travolgere, che è molto molto rilevante in Limited perché è una forma di evasione: è un po' come volare. Volare è molto più forte di travolgere, secondo me. In generale, uh, in Limited, però, uh, è comunque una forma di evasione. Abbiamo coltivare, coltivare è sorprendentemente forte perché. devo un attimo. Coltivare è sorprendentemente forte per il semplice fatto che ci toglie due terre dal mazzo e una ce la rampa, e sono due terre base qualsiasi. Quindi, se abbiamo fatto la pazzia del tricolor, ecco, mettiamola così, possiamo andare a fixarci il nostro mana. Senza contare che se non abbiamo fatto terra di turno, di fatto, ehm, cultivate ci permette di... non dico rampare due perché non è vero, ma ha la carta, la terra che mettiamo in mano comunque è come se fosse entrata in gioco. Eh, quindi mh, diventa veramente forte e a costo ovviamente basso perché a costo 3 fare anche di terzo turno un cultivate vuol dire che ehm, abbiamo 4... Ci Avremo t -t -t. Abbiamo 5 mani, abbiamo un mani, comunque un mana in più, eh, togliendoci due terre dal mazzo e quindi avendo più probabilità di pescare non terra tendenzialmente, in un mazzo a 40 carte, quindi è molto. In più se giochi full art l'avversario si distrae perché è troppo bella, sì, sono d'accordo, sono d'accordo. Tra l'altro eh, ce l'ho nell'album, però l'ho trovata nel secondo box. Art cultivate veramente fico. Mi sa che la... devo vedere se ho. Non penso di avere mazzi commander che la giochino. Ah, forse in IOS. Forse in IOS e Tirone che la giocano. Cultivate, potrei andare ad upgradeare quella. Comunque, ottima carta. Utility qui. Siamo nel campo delle utility per ora anche perché il verde diciamo non è famoso per le removal, ma ci sono anche quelle. Rinascita fungina. Questa è. Ah, questo non è um, removal, ma è Utility, barra, diciamo, card selection o vantaggio carte, potremmo anche dire. Questo è un istantaneo a costo 3, eh, che ha un effetto abbastanza forte, soprattutto per essere istantaneo. Riprendi in mano un permanente dal tuo cimitero. Easy. Senza nessun tipo di problema. Ma soprattutto se è morta una creatura in questo turno, indipendentemente che sia nostra o dell'avversario, noi creeremo due saprolingi 1-1 verdi. Quindi ci fa anche board e barra ci può fare dei bloccanti instant uh, nel caso in cui magari sia già morto qualcosa, in qualche modo, prima della combat. O, o diciamo, mentre si è, prima di entrare in combat, ecco. Ehm... Um... E questo è molto molto forte, Questa mi ha fatto vincere una partita in Sealed, perché avevo bianco-verde, uh, quindi segnalini eccetera eccetera, però eravamo in Superstallo e um, mi avevano distrutto, avevo, avevo Inno Glorioso, me l'avevano distrutto qualche turno prima e praticamente um, sono riuscito a uh, sopravvivere ad un attacco abbastanza pesante che mi ha mandato basso basso. Uh, ma grazie all'inno glorioso che ho recuperato dal cimitero con la rinascita fungina e le due pedine fatte uh, e che quindi sono diventate 2-2-2 essenzialmente dopo aver rigiocato l'inno glorioso uh, mi è riuscito a far vincere la partita e appunto diciamo la, la cosa che è molto forte è che di base questo andrà a prendere molto probabilmente una creatura la creatura più forte che abbiamo al cimitero ma non sarà difficile che magari ci va a prendere qualche altro permanente che magari è stato distrutto in qualche, in qualche modo. Magari il nostro avversario è stato previdente, ha messo gli spacca incantesimi per i nostri nogloriosi gloriosi. O degli spacca Planeswalker come abbiamo visto nel nero a livello di comune. E noi potremmo riprendercelo dal cimitero, anche un Planeswalker. Per dire il nostro Planeswalker che ci fa vincere le partite in Limited. Um, in più, magari facendo anche 2 1-1 che, che non fanno schifo per sopravvivere, magari dei turni in più. Eh, Questa è molto, molto, molto forte. Infatti, era una delle prime che hanno rivelato. Comunque, uh, nella prima settimana, e, e effettivamente, è, dopo averla giocata, è, l avevo avuto l'impressione che fosse abbastanza forte in Limited, e di fatto lo è. E anche qui andiamo sempre di utility, uh, rintracciare è una stregoneria costo 2 che è molto particolare nel verde perché è wardata, eh, diciamo che in un set normale me la sarei aspettata con un warding diverso, ma qua eh, ci fa pescare, che è quello l'importante perché l'archetipo blu-verde diciamo conta se si sono pescate due carte nel turno, quindi diciamo ottimo che abbiano pensato anche a queste piccolezze, um, ed è una strioneria questo 2 che dice profetizza 3, poi rivela la prima carta del tuo grimorio, se è una creatura o una terra pesca una carta, uh, war data diciamo come saremmo stati abituati a vedere sarebbe stato un um, profetizza 3, Uh, no, anzi, guarda le prime tre carte del tuo grimorio, puoi rivelare una creatura, o una terra scelta tra esse, e la aggiungi alla mano. Che, di fatto, l'effetto in realtà è più forte il profetizza 3 perché puoi mettere in fondo o tenere in cima soprattutto cose utili. Um, però, di fatto non sarebbe cambiato molta l'utilità, uh, molto l'utilità che avrebbe avuto in Limited. Qua infatti hanno deciso di, fargli, di farci pescare proprio per entrare meglio in sinergia con quello che poi sarà l'archetipo blu-verde che andremo a vedere. Um, ed è un ottimo rate, perché comunque a questo 2 profetizzi 3 che è veramente tanto e ricordo non sei... cioè te li sistemi come vuoi tra la cima e il fondo del tuo rimorio quindi possono esserci cose utili eh, che puoi mantenere in cima eh, oltre alla terra barra creatura che sarà ovviamente la prima carta da rivelare e pescare e le cose inutili vanno in fondo questo è veramente Difatti, ti sistema la cima del mazzo parecchio bene per essere una carta verde e poi qua abbiamo l'ultima carta, abbiamo visto il verde ha praticamente solo utility perché non è famoso per le rimozioni e questa è l'unica rimozione che abbiamo eh, nel verde vantaggio del cacciatore, tra l'altro ristampa stregoneria costo 4 che dice metti un segnalino più uno più uno su una creatura che controlli, poi quella creatura infligge danno pari alla sua forza a una creatura avversario che non controlli. Tra l'altro è molto forte per diversi motivi, perché uno ci potenzia una creatura permanentemente con un segnalino, la potenzia per poter fare danno pari alla sua forza, non lottare, quindi non rischieremo mai di perderla la nostra creatura, anche se eh, che ne so andiamo a colpire una creatura con tocco letale, per esempio, e soprattutto invece è molto sinergica con le nostre creature che hanno tocco letale perché è la creatura che infligge danno per la sua forza quindi abbiamo un 1-1 con Death Touch, gli diamo un segnalino e poi sì, scusatemi e poi farà quei due danni con Death Touch a, non lo so, il 6-6 contravolgere il nostro avversario che morirà ovviamente e questa appunto è l'unica vera rimozione che ha il verde. Costa un po' tanto, però in realtà anche qua è molto forte eh, perché ha solo vantaggi lato nostro: eh, segnalino più uno più uno più, non lotta ma fa danno, per la sua forza, e soprattutto sinergia ulteriore. Ripeto, ripeto sembra che ci sia questa cosa ricorrente nelle carte eh, ulteriore sinergia con la eh, meccanica l'archetipo diciamo verde bianco dei segnalini più uno più uno questo segnalino probabilmente farà molto più di quello che in un altro, in un altro mazzo farà essenzialmente nell'archetipo giusto e ehm, ora passiamo ah no no credevo, ho sbagliato credevo fosse l'ultima carta perché era vantaggio e quindi Invece c'è un'altra carta, c'è un'altra carta che è il buon visionario di Lannowar, eh, quando si sono chiesti perché non uniamo un elfo di Lannowar con un visionario elfico eh, hanno deciso che era il visionario di Lannowar, 2-2 costo 3, quando entra nel campo di battaglia pesca una carta e in più tappa, aggiungi un verde alla tua riserva di mana. Quindi è, si cicla, è un utility perché fa pescare ed è un utility perché rampa. Ed è un 2-2, comunque forse è la migliore creatura da poter mettere all'interno di un qualsiasi mazzo verde eh, per il pescaggio, perché comunque sempre va, a... torniamo al discorso, è una carta forte, ma in più ha una sinergia particolare con uno degli archetipi che la rende ancora più forte, o comunque che la rende molto più preziosa all'interno di quell'archetipo, e in più comunque aggiunge verde che un qualsiasi mazzo col verde diciamo che solitamente ha interesse a poter lanciare le sue cose magari un turno prima soprattutto se sono dei ciccioni o soprattutto se sono removal che tendenzialmente costano tanto rispetto a, a, ai suoi mh, alle, alle sue controparti degli altri colori come il vantaggio del cacciatore per l'appunto eh, e questa è secondo me probabilmente la sì direi mi verrebbe da dire forse la migliore creatura verde creaturina verde da poter mettere all'interno di un mazzo limited col verde Ora possiamo passare agli archetipi, ma prima bevo un attimo e metto la musichetta. Se il mio mouse me lo consente, grazie. Grazie. Ah, scusate. Ah. Bene, bene, bene. Allora, gli archetipi, come ho detto, sono 10. Uh, sono tutti bicolor e ciascuno di questi archetipi è rappresentato, possiamo dire così, da un uncommon dei suoi due colori che fa capire essenzialmente su che cosa, di che cosa stiamo parlando. Uh, partiamo dall'archetipo blu uh, bianco. Ecco, ecco, qua si torna un po' nel classico dei classici, in quasi tutti gli archetipi che vedremo... Stasera, tranne forse un paio, sono cose che si sono già viste e, soprattutto, sono cose che sono già viste in un set base. Eh, quindi, diciamo, hanno voluto mantenere una linea abbastanza, diciamo, mantenere il loro sentiero su, su questa scelta degli archetipi. Um, quindi, qua abbiamo il classico blu-bianco volanti, la sua um, uncommon, diciamo, chiave è lo scrutatore delle sfere che ha un 2-2 a costo 2 con volare ovviamente le magie creature con volare che lanci costano 1 e meno per essere lanciate quindi ci rende più facile giocare volanti eh, Sì! scusate ancora in più ogni qualvolta un'altra creatura con volare entra nel campo di battaglia sotto tutto controllo lo scrutatore prende più 1 più 1 fino alla fine del turno quindi ci rende più facile giocare più cose con volare nello stesso turno, in più lui ogni qualvolta ne giochiamo una si potenzia temporaneamente. E ci fa capire quindi che questo archetipo volanti vuole essere piuttosto aggressivo. Uh, più, più che, diciamo, controlloso, anche se secondo me alla fine viene fuori un mix comunque i volanti che menano tanto e le magie che uh, proteggono o. Um rendono più difficile giocare l'avversario adesso andiamo a vedere ovviamente valgono tutte le carte che abbiamo visto fino adesso quindi le migliori le best e 5 top 5 yeah dei colori valgono come carte assolutamente forti e giocabili all'interno dell'archetipo quelle che andiamo a vedere adesso sono quelle che uh, diciamo uh, sinergizzano con l'archetipo e che non sono necessariamente forti in generale. Anzi, molto spesso molti effetti sono proprio legati al fatto che debbano o è meglio che siano giocate all'interno di questo archetipo. Ho premuto più tasti però. Per esempio, Esecutrice Celestiale. È un 2-3 a costo 3, chiarico umano, di, di per sé non a volare ma ha un'abilità... Che è strettamente legata alle creature con volare. Infatti a questo 2 e tappandola tapperemo una creatura bersaglio. Ma possiamo attivare questa abilità solo se controlliamo una creatura con volare. Va da sé che ovviamente questa carta non è forte in qualsiasi mazzo col bianco. Perché se non giochiamo volanti o ne giochiamo molto pochi. Di fatto è un 2-3 a costo 3 che non fa niente motivo per cui invece diventa in realtà al contrario piuttosto forte all'interno del mazzo giusto di questo mazzo volanti perché ci permette di tappare se siamo in difesa ci permette di tappare la cosa più grossa che potrebbe attaccare eh, che potrebbe attaccarci dell'avversario se stiamo attaccando quindi siamo in vantaggio stiamo menando con i nostri volanti eh, possiamo semplicemente tappare quelle Sperabilmente poche eh, creature volanti che eh, i nostri avversari possono usare per bloccare le nostre molte creature volanti. <ride> per, eh, per dire, e, eh, e quindi diventa quasi un must. All'interno. Tra l'altro, è una comune, quindi sarà molto facile da trovare e diventa veramente forte nel mazzo volanti perché. È o è difensiva o è aggressiva. Secondo me è molto più forte come strategia aggressiva perché entreranno veramente tanti danni, soprattutto se troviamo l'uncommon che si potenzia, se vedremo e altre carte che adesso vedremo. Per esempio, per appunto Bastioni Incantati è un muro 0-3 a costo 3 con difensore, quindi non attaccherà mai. Anch'esso non ha volante, non ha non ha volare ma diventa molto forte in un mazzo volare in generale in mazzi aggressivi. Perché è un, è un bloccante, un difensore non, eh, che non ci fa restare scoperti potenzialmente per un contrattacco da terra, chiaramente. Ma in più dà più uno più zero alle nostre creature attaccanti. Nel mazzo volare, secondo me, qua è, è molto più forte perché, appunto, ci permette di difenderci dalle creaturine a terra del nemico. E noi possiamo attaccare tranquillamente volando e molto più duramente perché ogni nostra creatura riceverà un più 1 più zero. Quindi diventa veramente veramente. Eh, cioè, essenzialmente ci può far risparmiare anche un paio di turni di attacchi. Se abbiamo abbastanza. Anche solo 4 volanti, sono quattro danni in più ad attacco. Deve farci risparmiare un bel po' di turni. Um, e diventa, e, e appunto, è anche difensivo per quanto riguarda le creature di terra dell'avversario. Ecco, qui invece abbiamo un, un puro, um, diciamo, payoff per giocare volanti. Può essere che noi non abbiamo le barricate per difenderci, e quindi prendiamo un po' di mazzate early game, e magari andiamo anche sotto le 10 vite e noi continuiamo a menare coi volanti perché è la nostra unica salvezza ponte di salvezza possiamo pescare questo capostorm aviano che tra l'altro è un'oca aviana in armatura ed è stupenda um, che è un 4-3 a costo 5 con volare che ciao Greg tutto bene Stiamo, siamo passati al primo archetipo abbiamo finito le... Le migliori carte per colore e adesso stiamo guardando il primo archetipo che è blu bianco volanti. Ehm, e quindi, dicevo, siamo magari bassi di vita, possiamo pescare questo capostorm aviano, che è un 4-3, tra l'altro, quindi picchia anche abbastanza. È un Oca, sì, è bellissimo, è bellissimo che sia un Oca, secondo me. Non penso abbiano mai fatto un aviano Oca. <ride> Era sempre tipo aquile o uccelli, insomma, volatili abbastanza possenti e cazzuti, eh, che, che sia un un'oca okay è stupendo. Ovviamente anche dovuto a Untitled Goose Game, Hong Kong. Non lo so, non lo sapremo mai. Comunque, eh, quando entra nel campo di battaglia, guadagneremo due punti vita per ogni creatura con volare che controlli. Quindi di base sono due punti vita perché conta anche se stessa. Se stesso, è un capostormo um, ma diciamo che è facile che almeno 6 vite ce le faccia 3 volanti con lui forse anche 8 eh, che è abbastanza abbastanza tanto potrebbe, potrebbe far guadagnare quei turni per riuscire a finire il nostro avversario con eh, menando di volanti essenzialmente eh, questo è ottimo perché e che fa anche forse un po' capire che questo archetipo volanti è un pochino più aggressivo del normale Ecco, questa è una carta che <ride> quando l'ho vista in combo ho detto cosa. Eh, questa era una rara di Magic Origins, che tra l'altro si gioca anche in, tipo in Death Taxes da Legacy. L'ho visto, almeno ho visto Pleasant Kenobi che la giocava, quindi eh, non so quanto sia una cosa canonica, però secondo me può essere che venga giocata. L'estereo ralato di, di Vrin è un 2-1 a costo 3 con volare. Che ha un effetto passivo: le magie non creatura costano uno in più per essere lanciate, un effetto simmetrico, quindi sia le nostre che quelle dell'avversario. E ovviamente, col fatto che noi tecnicamente stiamo menando come dei fabbri volando, dovrebbe risultare più impattante per l'avversario, perché non può lanciare al turno giusto magari delle rimozioni. Eh, ma gioca: giocano eh, sia Talia che queste, ovviamente. Eh, tasse a non finire, giocano 4 per d'Italia. E in più questa è forte perché eh, non è leggendaria al contrario d'Italia. Quindi eh, probabilmente è per quello che se la giocano, la giocano. Ecco. Comunque si sì, è, è ovvio che per lo stesso effetto è molto più forte Italia perché costa 1 in meno ed è un 2-1 attacco improvviso. Che bene o male, è comunque evasiva. Um, sì, Greg, perché quando lanci la parte non creatura è di fatto un istantaneo, una stregoneria, quindi devi pagare uno in più. Ah, qua ho voluto mettere l'unico artefatto di tutto questo di tutto questo video uh, che è l'aerosorvegliante che anche questa è una carta uh, non mi ricordo in M19 anche questa è una ristampa mi pare o era in Magic Origins anche questa non mi ricordo, era in un set base comunque e aerosorvegliante è molto carino da giocare qua in volanti perché per quanto sia un 1-1 a costo 3 ha comunque volare e ci fa pescare una carta ed è in colore Potrebbe aiutare eh, Il fatto diciamo che peschi una carta E che ci stia bene all'interno dell'archetipo Perché è un volante eh, Non vedo perché Non possa essere giocato Ci sta secondo me L'ho voluto mettere giusto per L'unico artefatto poverino che ci sarà all'interno Di tutto questo Poi passando al blu Ecco qua sono carte un po' più Forse un po' più forti Questa, Questa è un po' abbastanza forte 2-3 volare a questo 4 Il sorvolatore delle maree e ogni qualvolta attacchi con due o più creature con volare, pesca una carta. Quindi, questo è molto forte perché eh, il nostro mazzo tecnicamente è incentivato ad attaccare. Lui. Ah, in M19. Ok, ok. Nel triste mazzo manoblu di Teferi precostruito. <ride> e, um, e, e questo è molto forte perché può già farci pescare. Ah, è vero, è vero, è Tezaret. È vero che c'era Tezeret uh, con gli artefatti. È vero, è vero, è vero. Ora ricordo, ora ho il flashback di Tezeret. Uh, comunque, questo è molto forte perché il suo effetto non richiede che um, anche lui attacchi. E quindi noi potenzialmente di quarto turno, tra l'altro molto facilmente possiamo calarlo pagando 4 e poi menare con due creature volanti e già pescare. Sì, scusate di nuovo, mi sta avvenendo qualcosa? Spero di no. E, e pescare, cioè essenzialmente ce, ce, lo, ce lo ripaghiamo subito. Ehm, molto molto forte. Questo qua, uno anche due per, non ce lo vedo male. Soprattutto se ne abbiamo due in campo, ci fanno pescare due carte. Non male. Poi abbiamo Cantrice del Mistral che... Semplicemente sinergica, comunque un 2-2 volare a costo 3, che ha anche prodezza, quindi nel caso lanciassimo delle magie non creatura si potenzierebbe. Eh, soprattutto giocando magari rimozioni bianche e um, rimbalzini blu, eccetera, eccetera. Potenziarla è chiaramente eh, forte. Abbiamo lume, fato, vagante, anche questa molto forte, sempre con... L'ottica di avere questo archetipo più aggressivo del normale, perché è un 3-2 volare a questo 5, che quando entra in campo di battaglia fai tornare una creatura, non spirito, bersaglio, in mano al suo proprietario. E quindi toglie un bloccante per far sì che i nostri volanti possano menare senza nessun tipo di problema. Questo è veramente buono. Questo qua forse potrebbe essere il mazzo aggro un po' abbastanza forte. Uh, non ci sono cose uh, smodate tipo... Il Pegaso costo 1 con volare 2-1. Eh, quello l'avrebbe reso forse veramente cattivo e veloce. Eh, però sto vedendo che effettivamente ci sono molte, mh, molti, mo molti motivi per farlo aggressivo proprio. Um, gioco i volanti e io attacco, non me ne frega niente. <ride> attacco e basta. Ed è abbastanza carino. Ah, e questa è l'unica risposta, diciamo che, um, secondo me, vale la pena giocare in questo mazzo e non in generale, perché di fatto è un, uh, è un mana spike brutto, perché è un istantaneo costo 2 che neutralizza una magia bersaglio a meno che il suo controllore non paghi 1, che è un po' scarsina, ma se controlli una creatura con volare neutralizza quella magia a meno che il suo controllore non paghi 4, che è veramente tanto difficile che abbia 4 mana stappati. Per, dopo una rimozione, dopo anche una creatura con volare, per esempio, che potrebbe bloccarci, um, e al modico costo di due gliela counteriamo. Quindi questa è veramente forte. Secondo me, questa è una di quelle carte che se non si hanno tante rimozioni del bianco, le vuoi mettere parecchie. Per prevenire. Appunto, prevenire è meglio che curare. Si dice. Quindi, eh, con questa si prevengono veramente tante cose eh, non per ultime le removal. E anche questa è una carta che secondo me è molto più utile in questo mazzo proprio perché è improntato all'aggressività, soffio gelato, istantaneo costo 3, tappa fino a due creature bersaglio, quelle catture non stappano durante il prossimo step. Sì, è esatto, è esatto. È molto o un. Um, come si chiama? Zittire Quello di Amonkhet che costa 2 e counter a meno che non paghi 1 con, uh, con ciclo. È molto. Um, no, è molto forte. Mazzo volanti è quasi sempre un counter secco a costo 2, bene o male. Molto, molto potente. Questo invece ci servirà semplicemente per tappare gli unici bloccanti che possono bloccare i nostri volanti. Non farli stappare per. Un, evitare, tra l'altro, che attacchino anche, volendo. Um, oppure farlo addirittura nel nostro turno, così da avere due attacchi liberi da parte nostra, che potrebbe essere il modo migliore per giocarla in un mazzo del genere. E, e poi menare coi volanti e basta picchiare. Qua, qua si mena, è un bianco blu, mena coi volanti, proprio, non ci sono vie di mezzo. E ora passiamo al secondo archetipo, che è quello che più mi ha intrigato e che sono riuscito anche a giocare beh un attimo che è um, blu nero reanimator che è molto molto figo che abbiano messo um, diciamo una um, diciamo la possibilità di fare una specie di reanimator um, sono riuscito a farlo in sealed quindi immagino che in draft sia ancora più facile se si riesce ad andare nell'archetipo Comunque la carta eh, regina dell'archetipo è la Cucitrice Ossessiva, che ha uno 0-3 costo 3, di cui un blu e un nero. Ha due abilità, la prima è tappa, pesca una carta e poi scarta una carta, molto importante questa seconda parte, e poi a costo 4, di cui un blu e un nero, tappando lei e sacrificandola, rimetti sul campo di battaglia una creatura bersaglio dal tuo cimitero. Ovviamente con la prima abilità... Ci sistemiamo la mano scartando i ciccioni e poi con la seconda abilità, quando abbiamo il nostro ciccione preferito nel cimitero, andremo a rianimarlo. Molto forte il fatto che la seconda abilità possa essere attivata anche in istantaneo. Oh, cosa rianimi! Cioè, adesso andiamo subito a vedere cosa rianimiamo, perché ci sono, ci sono cose molto interessanti. Ah, uh, qua ho voluto mettere l'unico shrine che vedremo in Limited, in, questo, in questa discussione del Limited, per il semplice fatto che questo è un incantesimo a costo 4 che ogni turno essenzialmente ci fa uh, pescare uno e scartare uno. E quello, ovviamente, il fatto che scarti sia molto, è, è molto, molto importante per il, il piano del mazzo. Ecco, questo è il primo ciccione uh, da, possibile da rianimare. Un uh, bel 7-7, che ha co costo 7. Le creature controllate da tuoi avversari prendono meno 1-0. Quindi anche un effetto abbastanza fastidioso. E la cosa più forte di questa carta è che non abbiamo bisogno di nessun altro effetto secondario per mandarla al cimitero perché a costo 2 e scartandolo direttamente dalla mano senza altre cose aggiuntive, potremmo guardare le prime due carte del gremorio, aggiungerne una alla mano e mettere l'altra nel cimitero, quindi potremmo mettere un altro ciccione nel cimitero. Non è assolutamente male, questa è proprio pensata per essere essenzialmente è un ciclo, un'abilità di ciclo potenziata, perché ci fa vedere due carte, eh, di cui una viene pescata e l'altra viene messa al cimitero. E questo per rispondere alla tua domanda, che questo è il primo. Questo è il primo, e non è solo lui, non è solo lui. Questa tra l'altro è un common, ci sono anche delle common da poter tranquillare. Diciamo che ci hanno pensato, ripeto, quando le cose le fanno, le fanno che abbiano un senso. Non potevano fare un reanimator senza darti dei payoff a realità basse, perché altrimenti non ha senso fare l'archetipo semplicemente. Questo è IL payoff con le ma tutte le lettere maiuscole eh, per da rianimare. Uno, è una comune. Due, è l'unica creatura con antimalocchio di tutto il set. Tre, è un 5-7 che quando attacca profetizzi uno. Quindi. Mm, questo è, è in assoluto il payoff, secondo me, migliore eh, da rianimare. Perché fa, fa, non lo tolgono, è un ottimo bloccante nel caso stiamo messi male, è un ottimo attaccante perché ci fa profetizzare. Sì, beh, quella è rara. Quella è rara. Sì, sì, di, di, le rare è ovvio che sono degli ottimi target, le creature rare perché tendono ad essere forti. E magari a costare anche tanto. Si, sì, anch'io avevo fatto UG, UG ramp, e giocavo due di questi. Infatti, è questa è fortissima per, per il semplice fatto che, che ha scritto antimalocchio sopra. Eh. Mm, è, è un ciccione con antimalocchio. Da che mondo è mondo, i limited sono stati sempre dominati da qualsiasi ciccione, a qualsiasi rarità. Se aveva scritto antimalocchio. Ehm... E, e appunto ciccione, perché è difficile da togliere in combattimento se un ciccione. Sette danni in combattimento, eh, devi, devi, devi mandare a morire anche tante creature. Quindi, hai comunque hai un vantaggio, è quello il fatto, è quello il forte. E questo, infatti, l'avevo letta. Anche questa è stata una delle prime cose che avevano spoilerato: ho detto: ma sono pazzi! Un 5-7 antimalochi che ti profetizza quando attacca, tra l'altro. Va bene, perché dobbiamo sistemarci anche le pescate. Così eh, questa, questo è un altro dei payoff. Poi qui abbiamo sempre Enabler. Diciamo, uh, questo è molto forte perché ci fa vantaggio tanto vantaggio carte un istantaneo costo 4, ci fa pescare 3 e scartare 1. Quindi ci fa vedere tante carte nuove e poi ci fa scartare una carta. La carta da rianimare essenzialmente. Eh, dopo averci rinfoltito per bene la mano, magari di rimozioni, di rimozioni o di effetti appunto che, che ci permettono di, di rianimare. Protetta di teferi, anche questa non mi soffermo sopra semplicemente qui perché ehm, eh, essenzialmente fa pescare e scartare. Sempre qui ho messo praticamente tutti gli effetti sensati che avessero lo scarta di mezzo. Passando al nero, questo è un altro ottimo ciccione da rianimare, soprattutto se lo rianimi, insomma, alcuni turni prima de del settimo turno, come è pensato, diciamo, e che, che sia lanciato. E questo è Seminatore di Tenebre, un 8-6, è praticamente l'opposto del dello squalo, è common, anche questo... Quindi è un altro payoff che hanno voluto mettere per fare l'archetipo, e ogni qualvolta viene bloccato da una creatura, il controllore di quella creatura perde due punti vita e tu guadagni due punti vita. E uh, se non erro, per come il wording è stato fatto, se questa roba viene bloccata da X creature, il trigger parte per ogni creatura che, che, viene, che, che viene usata come bloccante, quindi lui, lui mena. Del danno lo fa comunque, il danno lo fa a prescindere. Eh, questo molto forte, altro ottimo payoff eh, da rianimare. Perché 8-6 tra l'altro. Che tra l'altro, se ci muore, molto probabilmente avremo comunque modo di rianimarlo un'altra volta. Quindi, non male, non male. Questo molto forte. Ecco poi abbiamo l'intercessore del supremo demone. Questo secondo me è uno dei payoff più. Uh, me, meno forti, in realtà. Uh, è molto più forte in Constructed normale, ma nel caso in cui ne avessimo magari pochi degli altri, pochi squali, pochi orrori, diciamo, pochi desta onde, questo può essere un ottimo sostituto, perché di fatto è una giocata in early game, perché è un 1-1 con legame vitale. Che probabilmente morirà malissimo, o fa lo faremo morire malissimo al, al primo ciccione che passa. E, e poi, eventualmente, può essere lui stesso un bersaglio da rianimare, uh, per il semplice fatto che quando l'intercessore entra nel campo di battaglia, se è entrato dal tuo cimitero, uh, lo esigli e crei un demone 5-5 con volare. Quindi, di fatto, di è come se rianimassimo un 5-5 con volare, uh, che non è malvagio. Um, diciamo che per è, è, è meno forte secondo me di tutti i payoff che abbiamo visto fino adesso ma di fatto è quello più evasivo perché a volare gli altri non hanno nessun tipo di abilità se non l'orrore di prima che se viene bloccato fa comunque danno che è una sorta diciamo che non è proprio un'evasività è una inevitabilità ecco um, e quindi questo può essere un ripiego, secondo me, nel caso in cui non abbiamo tanti payoff degli altri che abbiamo visto. Poi abbiamo l'arva delle carogne, ecco questo è un, è un ottimo enabler e che può diventare anche abbastanza cattivo, perché è uno 0,5 a questo 4 che prende più x più 0, dove x è la forza maggiore tra le creature nel tuo cimitero. Ricordiamo che l'oro di prima era un 8,6, quindi questo può diventare un 8,5 a questo 4 ma soprattutto quando entra nel campo di battaglia maciniamo quattro carte, quindi ci mettiamo al cimitero quattro carte dalla cima del grimorio, eh, quindi potenzialmente macinandoci altre creature, altri payoff da rianimare, diciamo che il macina è molto più rischioso del pescascarta, quindi tendo a preferire il pescascarta del blu per scegliere che cosa mandare al cimitero essenzialmente. Uh, questo però diciamo è, è bilanciato dal fatto che può diventare una minaccia in sé, avendo già una creatura grossa al cimitero. Anche solo un 5-5 o un 7-5 col destra onde uh, diventa, diventa comunque è da, gestire, è da gestire. Predatore della cripta, questo è, è quasi un. E il viceversa, il blu è il pesca-scarta, qua abbiamo lo scarta-pesca. Eh, tra l'altro è molto interessante perché questa è una carta che uh, non l'ho messa tra le best nere, per il semplice fatto che questo è un enabler di praticamente tutti gli archetipi con il nero. Quindi, uh, cioè di fatto non è una carta forte, che tu vuoi vedere sempre comunque, però se sei abbastanza focussato su un archetipo che ha dentro il nero, molto probabilmente giocare questa carta aiuterà le sinergie. Perché quando entra in campo di battaglia puoi sacrificare una creatura o scartare una carta creatura, e se lo fai peschi una carta. Il sacrificio serve nel rosso nero e nel verde nero. Scartare la carta creatura serve nel blu nero. Quindi sono, tutti, um, sono tutte sinergie comunque con i vari archetipi e in più hai un 3-4 che sta lì e ti fa pescare quindi è, è abbastanza carino è, è proprio è una comune che serve per aiutarti a fare i tuoi magheggi in base all'archetipo che hai scelto essenzialmente se hai il nero che non è male e adesso finalmente andiamo all'altro perché avevo detto rianimetro ma non si sono mica viste le cose per rianimare Abbiamo l'uncommon e abbiamo soprattutto questa che è common. È un costo 5, rimetti su campo di battaglia una creatura bersaglio al tuo cimitero. Questa sarà molto facile da, da trovare perché è comune e soprattutto sarà molto facile che se eh, il tavolo ha capito che noi siamo, stiamo facendo, che comunque noi abbiamo capito che quell'archetipo blu nero è aperto al tavolo, parlo di draft ovviamente, questa carta. È facilissimo che, che passi. Uh, che, che insomma non venga piccata. Perché negli altri archetipi, questa cosa è un costo 5 che magari rianima cose non, che non ne vale la pena. Uh, quindi è molto facile, secondo me, in draft avere molte copie di risorgere. Anche due o tre. Direi due o tre. Il che rende il mazzo molto più consistente. Ovviamente, più risorgere abbiamo più diventa consistente il mazzo 2 probabilmente è il numero ideale 3 forse però forse non è tanto 3 ci sta se magari non abbiamo trovato la l'uncommon blu nera che è un altro effetto di rianimazione reanima... di, di diciamo um, questo diventa secondo me è un bel archetipo Lo... avendolo giocato in sealed quindi diciamo Uh, versione quindi un po' meno potente possiamo dire di quella che possiamo fare in draft ci sono removal che esiliano, non se parte la legge del taglione eh ma, ma la legge del taglione non la fai di solito sulle common, la fai sulle rare sulle uncommon <ride> questo è facile che passi anche con la legge del taglione secondo me uh, removal che esiliano. forse rare Forse rare, eh, c'è la melma, c'è la melma mangiacarogne. Perché io quando ho fatto questo, una delle volte che ho fatto questo archetipo, <ride> mi sono ritrovato due dei miei oppo che al secondo turno mi hanno fatto melma mangiacarogne. E io ero lì tipo. Mm, inutile dire che l'ho ho perse tutte e due. <ride> ehm, no, però, cose removal. Chesilian, secondo me, non ce ne sono a rarità basse. Quindi rende diciamo abbastanza facile, cioè rende comunque sensato fare l'archetipo perché um, sai che le cose le puoi rianimare. L'unica sfiga è come è successo a me, che due, due avversari hanno giocavano tutti e due verde, tutti e due melma mangiacarogne e tutti e due me l'hanno fatta di secondo turno, soprattutto in best of one, dato che abbiamo fatto in best of one. Uh, sempre per il fatto delle normative anti-covid uh, non si può stare all'interno del negozio più o più di tot uh, ore um, quindi insomma ho un po' pianto ho un pochino pianto quando è successo andiamo avanti e andiamo al prossimo archetipo sto guardando mi sto cronometrando più o meno quanto ci sto impiegando se riesco a fare 10 minuti d'archetipo va, va, va più che bene eh, così finiamo. finiamo finiamo 11 e mezza. Vi, vi, vi va bene? <ride> 11 e mezza, ho fatto di peggio, ho fatto di peggio. Comunque, eh, Rosso nero. Che è quell'archetipo che non mi convince mai del tutto, in nessun limited in cui l'abbiano proposto, sinceramente. Forse perché non l'ho mai. Provato a fare, barra. Non, non l'ho mai fatto perché non mi è mai capitato. Eh, però così a naso è quell'archetipo che non, non mi piace mai fare. Eh, rosso nero, sacrificio, quindi sacrifichiamo le nostre creature per value. Um, la, la Uncommon qui è attacca brighe della flotta funesta direttamente da Ixalan, pirata orco. 3/3 a costo 3. All'inizio del combattimento nel tuo turno puoi sacrificare un'altra creatura se lo fai, l'attacca preghe prende più 2 e travolgere fino a fine del turno quindi non è che hai tutto sto gran payoff 11, mezza, 11 e mezzo dai <ride> non vado ancora. Non vado indietro nel tempo o, o vado al giorno dopo, ecco, um, quindi Diciamo che ci fa capire, è, è, un, è un trigger di sacrificio gratuito, perché non dobbiamo pagare mana, non dobbiamo fare niente se non entrare in combat e poter sacrificare una creatura per farlo diventare un 5-5 contravolgere e basta, quindi vabbè. Uh, però diciamo, secondo me questo... Cioè, si, si può fare benissimo il mazzo anche senza trovare l'uncommon, ecco, questo è quello che dico. Ecco, per esempio, questo secondo me è un payoff molto più forte. Calderone della strega artefatto costo 1 nero, abilità attivata, costo 2 tappandolo e sacrificando una creatura, eh, guadagniamo un punto vita e peschiamo una carta, quindi ci fa recuperare la creatura sacrificata, quindi già il fatto, eh, pescando una carta ovviamente, ehm, il fatto che la creatura che perdiamo, quindi lo svantaggio che abbiamo perdendo la creatura lo possiamo recuperare, Pescando una carta è ottimo è... ed è ottimo il fatto che comunque costi poco e puoi usarlo in risposta a removal eccetera eccetera. Uh, sì, ci sono pedine e creaturine da mangiare. Pedine nel nero, per esempio, abbiamo visto il devoto di Liliana, continua a fare pedine in questo mazzo che possono essere sacrificate che contano per il trigger perché è morta una creatura e quindi poter diciamo avere quasi un fodder uh, infinito se riesci a gestirti bene il mana uh, poi ci sono uh, magie rosse che creano pedine uh, c'è più o meno diciamo è supportato come, come abbiamo visto anche il blu nero c'è supporto per l'archetipo però non lo so a me non piace troppo poi abbiamo il macabro buongustaio demone 5-5 a costo 6 che come costo addizionale per lanciare questa magia sacrifica una creatura quindi abbiamo cose da sacrificare ovviamente a volare e travolgere quindi abbastanza grosso e cattivo e soprattutto quando il macabro buongustaio entra nel campo di battaglia ogni avversario sacrifica una creatura quindi ci fa rimozione comunque a costo di una nostra creaturina barra pedina qualcosa di stupido magari il nostro avversario è costretto a mangiarsi qualcosa di molto più eh, corposo soddisfazione sanguinaria ecco allora questa l'ho messa dentro anche se non, è, non sarebbe il suo archetipo per il semplice fatto che um, l'effetto dice riprendi in mano fino a due carte che attua al tuo cimitero recursion eh, questa è l'unica carta che fa recursion dal cimitero Diciamo di carte fisiche senza rianimarle, riprendendole solo in mano. E questo nel Dimir per riprendersi. Eh, secondo me è molto più stretta eh, l'applicazione la, perché eh, i, i ciccioni difficilmente li vogliamo in mano perché costano tanto. Questo secondo me è forte, lo, lo si può giocare tranquillamente, se abbiamo l'uncommon che si sacrifica per rianimare. Allora in quel modo questo ce la può, ci può permettere di riprenderla dal cimitero e poter rianimare un'altra cosa in più. Quello assolutamente. Diciamo che è, è molto più legato dal, dagli effetti che abbiamo all'interno del mazzo. Nel rosso-nero invece serve perché appunto ci sono i, i generatori di pedine ma non, non sono così tanti eh, secondo me e quindi è molto più importante trovare modi di riprendere le creature che ci siamo mangiati nel corso della partita ah sorry 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 il buon gustaio ah ok um, sì questo è carino perché rianimandolo non paghiamo il costo addizionale quindi sì è un, alt è un altro potenziale... Beh. Non probabilmente non fortissimissimo. Um, cioè secondo me sono molto più forti gli altri. però il fatto che quando entra fa sacrificare una creatura e rianimandolo, non dobbiamo sacrificare noi la nostra. Assolutamente um, degno di nota. Um, quindi, questo diciamo. Facciamo finta che la prima fase di questa, in realtà, non ci sia. Quindi questa magia costa 3 in meno per essere lanciata se hai guadagnato 3 o più punti di vita in questo turno. Difficile a meno che non abbiamo. Non giochiamo qualcosa con Lifelink, magari eh, all'interno del mazzo. Eh, questa serve solo e solamente per recuperare magari qualche creatura che ci siamo sacrificati, nel Mentre, o qualche motore di sacrificio. Uh, che o il demone, per esempio, che ci è stato ucciso, eccetera, eccetera. Insomma, fare un po' di... comunque il ricorso al cimitero serve perché noi ci mangeremo tante creature e vogliamo mitigare al, al minimo lo svantaggio che questo comporta. Tallid Germoglio di Morte, questa classica ottima creatura per i mazzi di sacrificio perché di fatto è come se scontasse per due creature per gli effetti di sacrificio perché è un 3-2 che quando muore crea un sapolino 1-1 verde quindi che a sua volta un'altra creatura che possiamo sacrificare per fare cose e poi zombie prigioniero che potrebbe anche quasi quasi essere una close un 2-3 a costo 3 che è un'abilità a costo 2 tappandolo ogni avversario perde 2 punti vita, attiva questa abilità solo se è morto, una creatura in questo turno diciamo l'ho voluto mettere qui dentro perché secondo me è il mazzo in cui puoi attivare la sua abilità nel modo più consistente possibile, più eh, in, diciamo ogni turno essenzialmente. Uh, e questo può fare del danno, cioè volendo ehm, Rakdos Sacrifice puoi farlo stalloso che fa tante creaturine avere un motore di sacrificio, avere un paio di questi e a ogni end dell'avversario sacrificarci una cosa, fare effetti eh, due danni, due danni. Tocca noi, stappiamo fare board, eh, turno dell'avversario, sacrificarci qualcosa, fare value, eh, danno, danno, cioè nel senso eh, puoi farlo. Secondo me si può montare anche in questo modo. Che forse mi piace un pochino di più perché lo fai un po' control eh, con tante removal, meglio dello stregone della zanna. Qual era lo stregone della zanna? Ricordami. <ride> Vado a cercarlo. Stregone, scusate. Stregone della Zanna. Ah, eh sì, direi di sì. <ride> diciamo che passare da un costo 6 a un costo 2 per attivare la stessa abilità. Che tra l'altro questa non bersaglia nemmeno. Quindi eh, potenzialmente più forte. Direi che siamo a un buon rate. Devi ucciderti una. O... In realtà, tra l'altro, anche questa mi una... dice: Deve essere morta una creatura in questo turno. Quindi potrebbe essere morta una dell'avversario. Se in qualche modo riusciamo a fare Removal, per esempio, diventa an ancora più profit la situazione. <ride> quindi, in... insomma, ci sta secondo me. È molto forte. Passando a rosso, qui ho voluto mettere. Questa carta che è palesemente pensata per un altro archetipo. Ma secondo me è molto più forte qua. Perché appunto è un generatore di pedine. Eh, istantaneo questo 4 ci fa due pedine Goblin 1-1. Ehm, con Prodezza. Quindi potrebbe rivelarsi anche se ehm, che ne so, l'altro ci ha guardato per tutto il tempo e non ha giocato niente. Possiamo pure menare e lanciare addosso un po' di spell per potenziarle. Ehm. Però, di fatto, secondo me eh, diventa forte. Eh, cioè è una carta che è forte anche qui, eh, proprio perché ha un generatore di pedine da sacrificare <ride> semplicemente. Poi abbiamo Azzannapiedi. a piedi. Questo invece è un engine eh, perché ha un'abilità che ci permette di sacrificare un'altra creatura in qualsiasi momento eh, è un 2-1 a costo 2 contravolgere, che ha costo un generico. E sacrificando un'altra creatura, possiamo mettere un segno più 1 più 1 sopra. A tra l'altro, terribil cioè, terribile. terribile il concetto di azzanna piedi, un diavolo che, che ti viene. ecco, perché coprirsi sempre no? le gambe e i piedi dal letto? perché altrimenti arriva l'azanna piedi e te li mangia. Um, e questo, diciamo, è un po' probabilmente uno dei motori che fa girare il mazzo al meglio perché. Costa poco attivare l'abilità, costa uno solo. E possiamo usarla come instant sacrificando un qualsiasi creatura. Quindi è, è abbastanza carino ed è soprattutto una common che tra l'altro si mette i segnalini sopra e a travolgere. Quindi potrebbe diventare una minaccia abbastanza seria a lungo andare. Diavoli brucia pece. Questo è un payoff, diciamo, da sacrificare. Perché un 3-3 costa 5, ma quando muoiono. Infliggono tre danni a un qualsiasi bersaglio, fanno un fulmine quando muoiono, quindi con questo possiamo sacrificarli in istante. E di fatto faremo un fulmine, perché costa uno. <ride> um, e magari triggereremo il famoso zombie perché è morta una creatura, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi, um, però, più, più vedo le carte, più le vedo in ottica, diciamo non aggro, comunque un midrange control. Eh, molto strano da fare perché comunque dovrei giocare un sacco di creature. Eh, però, boh, un po' stranino. E poi questo è uno dei payoff migliori perché eh, il giullare del caos è un 5/5 a costo 5 che ogni volta sacrifichi un permanente. Qualsiasi il giullare infligge un danno a un qualsiasi bersaglio. Quindi è un pinghino. È essenzialmente la carta rossonera che era uscita in uh, War of the Spark depotenziata perché comunque ok è più grossa, è un 5-5 ma costa 5 che è tantissimo um, quindi questa con motore di sacrificio, il fatto di poter fare magari delle pedine uh, altri effetti che scattano quando muoiono le creature eccetera tu stai lì, ti mangi la creatura fai un dannino lì, 3 danni perché è morta questa altri due danni perché lo zombie si attiva e quindi facciamo l'abilità eh, lo vedo molto così questo mazzo. È molto più stalloso, molto più eh, control che aggro. Per quanto giochi delle creature che tendenzialmente dovrebbero essere aggro. Quindi, forse è per quello anche che un po' non mi ispira. Da fare Goblin Inceneritore, altra carta payoff da sacrificare: 1-1 costo 1 quando muore, per fargli infliggere un danno a un qualsiasi bersaglio. e passiamo. All'archetipo, uh, ah, qua c'è un piogato più di 10, non va bene, dobbiamo stringere. Vendicatore fogliforme. Questo è l'archetipo rosso, verde uh, quello che chiamo Forza 4. Che tra l'altro era già stato in M20 se non sbaglio, uh, e c'era stato sicuramente in Eros. Uh, e mi sa anche in qualche altro set, comunque. Essenzialmente è un aggro uh, che è un po' mid range. Diciamo più che aggro che vuole avere creature con forza 4 o più. Infatti la, questo fogliforme vendicatore è un 4-3 a costo 4 che ha un'abilità tappa. Aggiunge un verde per ogni creatura con forza pari o superiore a 4 i controlli quindi di default. Aggiunge un verde perché conta se stesso e poi ha un un'altra abilità attivata che è questo 8 di cui uno rosso il Vendicatore infligge danno pari alla sua forza a un giocatore o a un Planeswalker. Quindi potrebbe anche essere la closer del mazzo se abbiamo abbastanza mana, eh, soprattutto perché l'ultima abilità non richiede il tap, quindi vuol dire che possiamo attingere anche 3, 4, 5 mana col Vendicatore... Aggiungerne altre due da altre fonti e attivare l'abilità in end, tra l'altro, perché la possiamo fare in instant. Quindi è carino, questa, questa è una common forse la più forte da avere per ora all'interno degli archetipi. E che cosa vogliamo in questo mazzo? Creature che abbiano forza 4 o superiore. Questo può non sembrare una creatura con forza 4, ma di fatto. Lo è per la sua abilità, perché è un 2-2 a costo 4, ma all'inizio del combattimento del tuo turno puoi far prendere più 2-0 a una creatura avversaria fino alla fine del turno. Quindi se ha un'altra, ma anche a se stesso, e quindi di default diventa un 4-2. Quindi diciamo che conta come se fosse una creatura forza 4. Ascesa Furiosa, ristampa recentissima di Teros, incantesimo a costo 3. All'inizio della tua sottofase finale se controlli una creatura con forza pari o superiore a 4... Esiglia la prima carta del tuo Grimorio e puoi giocare con la carta finché non ne esigli un'altra carta con l'ascesa furiosa. Questo è vantaggio carte, quindi assolutamente uh, forte. Bruto del pezzo d'ossa, anche questo, del pozzo d'ossa, scusate. Uh, 4-5 questo 6 con minacciare, quindi di default lui ha 4 di forza. In più, quando entra nel campo di battaglia, una creatura prende più 4-0 più 0 fino a fine del turno. C'è proprio... <ride> Eh, già, già abbiamo pochi ciccioni, diciamo rincariamo la dose. Poi abbiamo Nibbio Infernale Vendicativo. Questo è un ottimo, eh, secondo me è semplicemente un ottimo top end rosso. Che però ce lo vedo di più qua che in altri mazzi. Perché qua avendo il verde e avendo quell'uncommon che abbiamo visto multicolor, possiamo rampare tranquillamente, arrivare a 7 mana senza troppo. Disturbo, magari anche prima del settimo turno per avere praticamente l'unico volante uh, di, di questo mazzo che è comunque è molto forte un 6-6, uh, che può prendere più 1 più zero pagando rosso. Quindi assolutamente insomma non da sottovalutare. E questa è tipo la base, la base minima da avere è tipo un paio di ogre degli onacche. 4-2 a costo 3 common vanilla. Proprio ci serve forza 4, questo è, il, è quello con forza 4 probabilmente che costa di meno in assoluto, in questo modo possiamo scurvare, partire da, um, dai costi 3 già avere uh, creature con forza 4. E quindi poi diciamo da lì molto più facile, chiaramente abbiamo visto tutte quelle prime essenzialmente, poi di quarto turno puoi fare anche il goblin che dà più 2 più 0, di quinto turno... Uh... Turno, mi sa che non abbiamo ancora visto niente, ma ci saranno cose. È il 7-3 vanilla per esempio. Di sesto turno il gigante, eccetera, eccetera. Ecco, questo è un altro ottimo payoff. Costo 4 è un 4-3 con raggiungere, che tutti si dimenticano che hanno raggiungere. Quindi voi che lo giocate, ricordatevelo e non ricordatelo mai al vostro avversario. <ride> perché molti si dimenticano che, questa, che il rosso adesso qualche creatura a raggiungere, quindi si attaccheranno eh, in malo modo contro questo ogre della torretta. Ma soprattutto quando l'ogre della torretta entra in campo di battaglia, se controlli un'altra creatura con forza pari a superiore a 4, eh, l'ogre infligge due danni a ogni avversario, quindi sono danni in più. E questa è una ristampa da War of the Spark. Anche, anche in War of the Spark c'era questo archetipo, ma un po'... Non l'hanno mai fatto, poi l'hanno fatto tipo tre volte di fila, però va bene. Passando al verde abbiamo gli intramontabili ormai dinosauri: abbiamo il dilofosauro Irascibile. Anche questo è un 2-2 a costo 4, ma tocco letale. Ma E, ogni qualvolta il dilofosauro attacca, se controlli una creatura con forza pari o superiore a 4, prende più 2 più 2 fino alla fine del turno, e quindi lui stesso diventa forza 4. Um, e comunque di base è un 2-2 con dead Touch che schifo non fa, soprattutto quando abbiamo visto che il rosso come ha gli spari, ma il verde ha quella bellissima stregoneria che eh, una tua creatura fa danno, pare la sua forza, a un'altra creatura. Quindi avere cose contro col ovviamente è ulteriormente più forte. Ecco, insurrezione di Garuk probabilmente è. La carta più forte che possiamo trovare per questo archetipo incantesimo a costo 3. che quando entra nel campo di battaglia, se controlliamo una creatura con forza 4, pesca una carta, quindi già si recupera automaticamente. In più le creature che controllano, travolgere. Infatti, se avete notato, tutte le creature che abbiamo visto con forza 4, nessuna travolgere, con questa diventano molto più temibili. E Soprattutto ogni qualvolta una creatura con forza pari superiore a 4 entra nel campo sotto il tuo controllo, pesca una carta, quindi ci continua a rifillare di creature a forza 4 tecnicamente. Molto molto forte. Questa se si è nell'archetipo e si sa già che siamo in quell'archetipo e arriva nella busta, bisogna prenderla, perché fa, eh, fa tutto quello che vuole. Il ma cioè fa, fa tutto, ci fa pescare in due colori che tendenzialmente non pescano. E rende le nostre creature vanillone molto più ehm, temibili perché hanno travolgere, dato che hanno forza alta. Poi qua abbiamo un'altra eh, creatura forza 4, 4-2 a costo 4, deve essere bloccato se possibile e quando muore guadagna un punto vita per ogni creatura morta in questo turno. Questa è una carta che in realtà va bene, sia per questo mazzo perché ha forza 4... E più può fare da remove tra molte virgolette perché deve essere bloccato e... ma va bene anche nel verde nero che vedremo tra un po' dove contano le creature che muoiono essenzialmente qui abbiamo sventracorno 73 a costo 5 quindi qua si sta scurvando pian piano Um, ci sono molte cose a forza 4 o più. Eh, e questo contravolgere anche se muore, comunque il suo danno, il suo pugno, lo, 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 lo sferra. E poi questo invece da diciamo early game, da, è un 3-3 con difensore a costo 2. Che fin tanto che controlla una creatura con forza parca superiore a 4. Lui può attaccare come se non avesse difensore. Quindi essenzialmente è, è un drop basso che ci serve per proteggerci dai mazzi veloci, magari dai mazzi agro. Um, che poi più avanti, in realtà già dal terzo turno, perché abbiamo visto che l'ogre degli onacche è un 4-2-3, costo 3, può attaccare comunque. Abbiamo un 3-3-2, praticamente un watchwolf che non fa schifo. Passiamo al. Um, siamo a metà, siamo a metà, quindi secondo me alle 11 e mezza finiamo. Um, Mentor del conclave, questo è l'archetipo. Che ho già accennato un paio di volte durante le prime carte, verde bianco, segnalini più uno più uno. Questo tra l'altro, se vi ricordate, l'abbiamo giocato anche nell'early access, abbiamo fatto un mazzo tipo stompi verde bianco con i segnalini eh, e lui l'abbiamo giocato perché ha effettivamente un effetto molto forte, perché dice se uno più segnalini più uno più uno stanno per essere messi su una creatura che controlli, invece mettine uno in più per quella, su quella creatura, quindi... Essenzialmente Hardened Scales: eh, che non è male. E in più è un 2-2 a costo 2 che, quando muore, guadagna punti vita per la sua forza, eh, ci sta assolutamente. Ed è soprattutto un bel rimando. Tra l'altro, a Ravnica. Non sto se E qui che cosa abbiamo? Allora, qui abbiamo in realtà anche qua. Questa qua è una carta che va bene sia nel verde nero che in questo caso nel verde bianco. Scusate. È un 3-3 a questo 4, all'inizio della tua sottofase finale se è morta una creatura in questo turno, in generale, sempre, metti un segnalino più uno più uno sullo sbranatore e stappalo. Quindi metti segnalini più uno più uno. Essenzialmente qua tutto quello che dice segnalini più uno più uno e che ha una voglia forza va messo dentro questo mazzo. Ecco, io ho voluto mettere anche Drea de Quirion. Perché è un 1-1 costo 2. Ma ogni volta lanciamo una magia bianca, blu, nera o rossa, metti un segnalino più uno meno sulla Drea de Quirion. Eh, qua in realtà basta lanciare qualche magia bianca e, per mettere un segnalino. Se abbiamo giù anche il, il um, Mentore, tornando qui, eh, sono due segnalini ogni magia nera. Eh, magia bianca, scusate. Quindi insomma, non diventa. Malvagia, soprattutto perché costa 2 e soprattutto questa era rara al suo tempo, è diventata un common, mi sa qua, non penso sia stata ristampata un common in altre edizioni, um, però è assolutamente una buona carta. Felino Fiero, questa è molto forte perché quando entra in campo di battaglia, a parte essere bellissimo, un bellissimo gatto. È un 2-1 a costo 3 che, quando entra nel campo di battaglia, metti un segnalino più 1 più 1 su una creatura bersaglio che controlli. E tutte le creature con un segnalino più 1 più 1 che controlli hanno a Travolgere. Quindi, dai Travolgere, dai Evasività alle tue creature. Future Tufo, altra carta bellissima. 2-2 a costo 3 che, quando entra nel campo di battaglia, potremo scegliere di mettergli un segnalino più 1 più 1, cosa che faremo il 90% delle volte, oppure di guadagnare 4 punti vita. Diciamo che già il fatto che ci sia la scelta, comunque. Lo rende uh, abbastanza carino. Comunque al massimo è un 3-3 costo 3. Che schifo, non fa con segnalini. Che quindi può, può essere un vantaggio. Flagello di bosco Selvaggio. Questo è probabilmente il must pick di questo archetipo. Idra a costo X e un verde che entra nel campo di battaglia con X segnalini più uno più uno. E soprattutto, il secondo effetto è molto carino, secondo me è molto forte, ogni qualvolta vengono messi uno o più segnalini più uno più uno su un'altra creatura non idra che controlli, metti un segnalino più uno più uno sul flagello di Bosco Selvaggio. Questo quindi di base lo, fa lo, lo facciamo entrare come X, e non è assolutamente difficile che cresca, perché abbiamo visto tutte le carte che abbiamo visto finora, mettono segnalini più uno più uno su creature non idra. Quindi. Uh, questa, qua, ce la vedo bene anche giocarla tipo di terzo, anche di secondo turno, come un 1-1, un 2-2. E poi, tanto noi giocheremo in curva sempre creature che si mettono segnalini e quindi cresce insieme a loro. Diventa molto forte, secondo me. Impulso rinvigorante. Questo, questo è un combat trick potentissimo in questo mazzo. È istantaneo a costo 3. Metti un segnalino più uno più uno su una cattura bersaglio che controlli, poi raddoppia il numero di segnalini più uno più uno su quella cattura. Questo è abbastanza devastante, soprattutto in combo con lei, perché ha solo segnalini più uno più sopra. E soprattutto in combo col gatto che è da travolgere. Quindi non male, non male. Nel bianco invece abbiamo svariate carte che danno segnalini. Una è la qualità di base che è molto forte. Perché... È, un... è il. È il. E il... lì è l'incantesimo la... quello che c'era in Teros praticamente. <ride> Quella, la, la, il combattrico di prima. Ehm, la qualità di base è molto forte secondo me. Ehm, è un 2-3. A costo 4 con Lifelink legame vitale. Quando entra nel campo di battaglia, scegli fino a due altre creature bersaglio che controlli e metti un segnino più, più uno su ciascuna. Quindi, questa mette due segnalini su due creature. Eh, non è male, soprattutto perché questa è una comune, quindi ne avremo bizzeffe. Battaglione improvvisato, questa ristampa da War of the Spark. 3-2 a costo 3. Ogni qualvolta il battaglione e almeno altre due creature attaccano, metti un segnino più uno, uno su battaglione improvvisato. Quindi Uh, se lo riusciamo a improntare un po' di più sull'aggro e quindi attaccare più spesso, questo diventa comunque un altro modo di mettere segnalini su una creatura. Incursore d'assedio, ecco, questa l'ho voluta mettere per il semplice fatto, non tanto per il secondo effetto, perché è un 1-1 con doppio attacco a costo 3 e ogni qualvolta l'incursore attacca, puoi tappare un qualsiasi numero di creature stappate che controlli e l'incursore prende. Più uno più uno eh, fino alla fine del turno per ogni creatura tappata in questo modo. Questo diciamo che molto probabilmente non tapperemo creature per potenziarlo perché ci metteremo noi sopra i segnalini più uno più uno e quindi diventa molto più forte eh, del suo utilizzo di base perché noi comunque attacchiamo con lui ma ci dobbiamo tappare le creature quindi non potranno bloccare. Diventa o abbiamo veramente tante creature, altrimenti è un po' difficile il fatto di potergli mettere sopra dei segnalini permanenti su una creatura con doppio attacco e magari dargli anche travolgere col gatto e raddoppiare il numero dei segnalini insomma c'è tanta ciccia con questi segnalini soprattutto con questa carta secondo me diventa abbastanza ingestibile dopo anche un 2 o tre segnalini sopra diventa un 3-3, un 4-4 con doppio attacco mm, è un po' cattivo e poi questo è un tra l'altro design che mi piace particolarmente veterana temprata che tra l'altro ho noto solo ora che ha una protesi sulla galla, cioè la gamba che ha scavalcata è una protesi e non capisco di se è un piano che abbiamo già visto però figata, sembra che abbiamo un cavatappi potrebbe essere una cosa di unstable quasi ehm, veterana temprata è un 1-2 a costo 2 e ha due abilità, essenzialmente mette sempre un segnalino più uno più uno su una creatura. Eh, ma questa abilità costerà uno solo bianco se quella creatura avrà già un segnalino più uno più uno, altrimenti costerà 6 di cui due bianchi che è tantissimo. Però, diciamo, dato che abbiamo praticamente tutte le carte che abbiamo visto finora, tranne forse l'incursore, mettono segnalini più uno più uno, o su loro stesse o su altre creature, molto probabilmente non pagheremo mai 6 quell'abilità e pagare 1 tappare lei in instant per poter mettere un ulteriore segnalino più 1 più sulla nostra creatura secondo me diventa abbastanza forte soprattutto perché se abbiamo l'uncommon per esempio diventano 2 segnalini più 1 più 1 quindi good job veterana partiamo con gli archetipi dei colori nemici quindi ce ne mancano solo 5 sono le 11 e 12 non, mi sa che andiamo un po' oltre le mezza Comunque, questo è. Allora, questa qua è una delle art più. Allora, non belle oggettivamente, nel senso. Ce ne sono di più belle, però questa è veramente figa. È proprio. È proprio non lo so, mi, mi, ricorda, mi ricorda tantissimo Castlevania, probabilmente quello. <ride> La mega luna gigante dietro i pipistrelli e anche un po' il Mood molto Castelvenia e eh, mi piace molto. Um, comunque... Um, nobile Edonista. E tra l'altro è molto... Non lo so, mi, mi piace molto quest'art. Costo 3, di cui un bianco e un nero. È un 1-4 con volare e legame vitale. E all'inizio della tua sottofase finale se hai guadagnato 3 o più punti vita in questo turno, ogni avversario perde 3 punti vita. Ecco, questo è molto... Mm, allora, ovviamente il tema del mazzo è life gain quindi ospedale fa il mazzo ospedale guadagni punti vita um, il bello secondo me di questa carta è che eh, di solito i mazzi ospedale non fanno tra virgolette nulla ma ho visto adesso che la musichetta si è fermata oppure non lo so eh, si è esplosa comunque um, Molto spesso fare mazzi live gain non serve a niente perché non hai payoff, cioè non hai modi di vincere, tendenzialmente, se fai solo tanto guadagni punti vita. Con questa carta, e con altre carte che vedremo, in realtà potrebbe anche essere. Già, questa è proprio uh, papale papale, nel senso, fine del turno ho guadagnato 3 o più punti vita? Sì, 3 danni. Che è già, è già qualcosa, è già... <ride> um, sono comunque massimo, sono sempre 3... Non è che se guadagniamo 6 punti vita allora si triggerà due volte, ecco, per dirla breve. Però è qualcosa, e lei è un 1-4, volare legame vitale, un ottimo bloccante, tra l'altro. Ehm, peccato non scatti all'inizio di ogni sottofase finale, sarebbe stato carino, devi per forza guadagnarli nel tuo turno. Però mh, è comunque qualcosa ed è molto molto forte. Poi... Ecco qui ho voluto mettere Sacroferro Veterano per il semplice fatto che um, è essenzialmente una buona creatura che, che ci permette di anche attaccare tranquillamente, diciamo, scartando carte effettivamente. Però um, l'ho comunque voluto mettere qui perché non c'erano tante cose a, a costi bassi. Ecco, a costi bianche soprattutto che, che ci stessero col mazzo più che altro quindi secondo me mh, diciamo tra tutte potrebbe essere quella un pochino più indicata per il semplice fatto che può prendere indistruttibile è, una, è comunque una creatura abbastanza resistente in generale poi abbiamo in realtà questo costo 1 che è un 1-1 lifelink a costo 1 che non è poi così uh, forte, nel senso prendendolo dicendo solo questo, qua diventa forte nel momento in cui abbiamo del mana da spendere, perché a questo 5 il Corista prende più 3 più 3 fino a fine del turno, quindi diventa un 4-4 lifelink. Scusate, la mia TV si sta per spegnere. Um, diventa un 4-4 lifelink che da solo essenzialmente basta per triggerare per esempio Praticamente in realtà quasi tutti i payoff di questo mazzo perché controllano sempre che si siano stati guadagnati almeno 3 punti vita. Quindi questo facendolo diventare un 4-4 diventa comunque um, un, un engine da solo essenzialmente. Ed è comunque una comune, è un drop basso, è abbastanza. È a lifelink di default quindi ci sta. Ecco, luce della promessa. E questo può essere una spirale... Che va fuori controllo incredibilmente. Secondo me, ed è un'aura che non si sostituisce quindi è un po' rischiosa, però secondo me ne vale la pena. Aura costo 3, eh, incanta creatura. La creatura incantata ha ah, ogni volta guadagni punti vita metti su questa creatura altrettanti, altrettanti segnalini più uno più uno. Quindi, se lo diamo una creatura con lifelink, capite che queste, questi segnalini si continuano a raddoppiare, 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 vanno avanti esponenzialmente. Um, ovviamente facendo diventare la creatura comunque sempre più ingestibile e quindi sempre meno bloccabile e bloccabile magari con un 1-1 che però ci fa comunque guadagnare l'intero ammontare di punti vita pari alla sua forza quindi altri segnalini insomma basta, renderla, basta che abbia volare o, o renderla volante insomma diventa abbastanza pesante la situazione Motivo per cui ho messo dentro questa carta. Questo è, secondo me è il mazzo in cui può essere ingestibile effettivamente quest'aura. Nido dei Grifoni. Questo è un ottimo incantesimo, costo 2, infatti è un common. All'inizio della tua fase finale, come la eh, Vampira, se hai guadagnato 3 punti di vita in questo turno, crei un Grifone 2-2 bianco con volare. Questo è molto forte perché ti fa board. Uh, guadagnando vite, quando di solito, appunto, il fatto di guadagnare vite non porta a niente. Qua abbiamo già visto: abbiamo un payoff che fa danno e un payoff che fa due, due volanti ogni turno. Quindi, non male. E poi, questo è tipo l'unico mazzo in cui giocherei rivitalizzare, perché ci fa è un istantaneo a costo 2 e ci fa pescare, quindi si cicla e ci fa guadagnare 3 punti vita. Che guarda caso è proprio il numero magico che abbiamo visto in cui, in cui si triggerano tutte le cose. ...relative, diciamo, ai payoff, ai vantaggi di poter fare questo archetipo. Andando nel nero, andiamo su ingordo di sangue, un 4-3. Questo è un po', diciamo, un po' un low-end, eh, che però è comunque sinergico. Un 4-3, questo 5 con legame vitale, basta. Questo l'ho messo per il semplice fatto che, vabbè, è una cattura abbastanza grossa, comunque un 4-3... E ha legame vitale, quindi anche solo attaccando, bloccando con esso, ci fa guadagnare 4 vite, che insomma, è sempre il famoso numero magico, 3 o più punti vita in questo turno, fai cose. Semplicemente per questo, soddisfazione sanguinaria, l'abbiamo vista anche prima. Quindi in questo mazzo invece, riusciremo tranquillamente a farla costare un mana nero per prendere due creature dal nostro cimitero e diventa. Il rate migliore, diciamo, per, queste, per questa tipologia di effetti, quindi ci fa essenzialmente eh, una carta in più eh, di base, comunque anche pagando la 4 fa un po' schifo, magari non riusciamo a giocare quello che ci siamo ripresi in mano subito, ma eh, secondo me ne vale comunque la pena, eh, perché ci fa pescare le due carte migliori, le due creature migliori che abbiamo al cimitero essenzialmente. E poi la truffatrice alla taverna. Ecco, questa è. Um, e secondo me è stupendo Che l'abbiano scelta E è incredibile che io la stia mettendo Come una delle migliori carte sinergiche Per questo archetipo um, È un 2-2 a costo 2 Che dice eh, tappa Paga 3 punti vita, lancia una moneta Se vinci il lancio guadagni 6 punti vita Quindi eh, È molto strana <ride> Però di fatto ci fa Guadagnare potenzialmente 6 vite uh, e possiamo permetterci sempre tendenzialmente di poter pagare quei tre punti di vita, perché il mazzo è basato proprio su guadagnare punti vita, quindi non è così costoso, anche se perdiamo il lancio al massimo, perdiamo tre punti di vita, magari andiamo a 25 vite comunque, capite? Um, senza contare che, tra l'altro, questa l'abbiamo giocata in early access nel primo uh, Sealed, mi pare era Draft, non, era sealed, non mi ricordo. Um, che abbiamo piccato Vito Che ogni qualvolta noi guadagniamo vite fa Vito vite E ogni qualvolta guadagniamo punti vita Fa altrettanto danno all'avversario Questa è una combo stupenda Perché ehm, Guadagniamo 6 e facciamo 6 danni con Vito Fortissimo Infatti fortissima <ride> Però Questo ovviamente è nel caso in cui troviate Vito Come rara però di base diciamo ci fa guadagnare quella soglia di punti vita per triggerare sempre tutti gli, che, gli, elfetti, gli effetti che abbiamo visto prima. Dono dell'alchimista ho deciso di metterlo qua per il semplice fatto che da più uno più uno e tocco letale o legame vitale fino alla fine del turno a una creatura bersaglio. E ovviamente qua probabilmente sceglieremo legame vitale quasi sempre magari per alcune creature uh, o per... Triggerare sempre quell'effetto, sempre e comunque, eh, diciamo che è una di quelle carte che potrei vederla. Eh, giocata anche una sola, per, giusto per anche per usare il tocco letale per qualche blocco, eh, è una carta un utility, diciamo per questo mazzo. E poi c'è il goal argentificato. Che è forse la carta più forte eh, che possiamo avere qua dentro. Un 3-1 a costo 3. All'inizio della tua fase finale se hai guadagnato 3 punti vita in questo turno rimetti sul campo di battaglia il gol tappato dal tuo cimitero. E ha un'abilità che è molto forte a costo 2 sacrificandolo. Quindi abbiamo un modo per rianimarlo ma abbiamo anche un'abilità che possiamo usare per sacrificarlo e pescare una carta. Eh, anche questo è molto forte perché di fatto diventa gratis perché ok perdiamo un pezzo ma poi peschiamo la carta, guadagniamo 3 punti vita e il pezzo torna e magari ci può far ripescare ulteriormente la carta quindi è, è abbastanza carino è abbastanza carino ora, archetipo blu rosso ma prima bevo <ride> prima bevo questa carta è stupenda che ho provato a mettere dentro Brudiclad Commander Uh, non l'ho ancora vista, ho fatto tipo sei partite, mai vista, però va bene. <ride> sovraccarico sperimentale, stregoneria costo 4, di cui un blu e un rosso, crea una pedina creatura bizzarria XX blu e rossa dove X è il numero di carte istantanee stregoneria nel tuo cimitero, quindi diventa potenzialmente abbastanza grossa e poi puoi riprendere in mano un istantaneo stregoneria dal tuo cimitero esilio sovraccarico sperimentale. Questa è um... Questo è molto forte. L'archetipo, come ho detto anche prima, è blu-rosso spells, quindi magie non creatura istantaneo e stregoneria prevalentemente, e effetti che beneficiano di ciò. E, e questa è molto iconica come carta proprio perché è una stregoneria e quindi va a triggerare tutti quegli eventi. Ma in più ci crea una creatura, anche potenzialmente grossa, e in più ci fa riprendere in mano una stregoneria un istantanea nel cimitero per poi. Poter eventualmente triggerare ulteriormente gli effetti eccetera eccetera. Quali sono questi effetti? Li vediamo subito. No, gli effetti adesso non sono solo effetti. <ride> però ci saranno ovviamente qua più magie che uh, creature. Ecco, questo probabilmente è un mazzo in cui vedo molto bene, molto meglio, diciamo rispetto ad altri, i counter secchi. Qui abbiamo una ristampona in questo set base che è uh, Rewind, Rewind, rifare istantaneo a costo 4 che neutralizza una magia secco e poi stappa fino a 4 terre quindi di fatto sarà quasi sempre un counter a gratis dal quarto turno in poi dato che difficilmente altri mazzi giocheranno counter a meno che il volante non vi faccia parameo parame con quella a costo 2 che abbiamo visto prima um, quindi questo è il fatto diciamo probabilmente in questo mazzo si possono giocare tranquillamente molte più counter del normale questo per esempio è un payoff, perché Anziana Geskai ristampa la France of Tarkir, è un 1-2 a costo 2, con prodezza. Quindi ogni qualvolta lancia una magia a creatura questa creatura prende più 1-1 uno, più uno fino a fine del turno, quindi abbiamo modi per potenziarla. Qua ci saranno molte cose con prodezza. E soprattutto ogni qualvolta l'anziana infligge danno un combattimento a un giocatore, puoi pescare una carta e se lo fai scarti una carta. Quindi, classico um, effetto che ci fa filtrare le pescate. Arcanista di Vodalia, qua sarà molto più utile rispetto che altri mazzi. È un 1-3 a costo 2, quindi anche un ottimo difensore. Tappandolo ci aggiunge un mana in colore. Spendi questo mana solo per lanciare una magia istantanea o stregoneria. Ovviamente noi ne avremo parecchie, quindi questo di fatto ci rampa quasi sempre. Ci, fa, ci permette di giocare le nostre istantanee o stregonerie um, prima del tempo. Ricordiamo che tra le blu, per esempio, che avevo messo, tra come migliori carte in generale c'è anche quella a costo 6 che fa pescare tre carte o che fa rimbalzare le creature. Ecco. Poi qui, anche qui, come ho detto prima, sempre i counter. Eh, quindi istantaneo disgregare a costo 2 fai tornare una magia o una creatura a bersaglio in mano al suo proprietario. Quindi questa è una sorta di counter. Oppure possiamo toglierci di mezzo dei bloccanti per l'anziana Jeskai per esempio che nel frattempo si è pompata e ci farà pescare. Insomma c'è... Questo è quello molto più sinergico, secondo me è molto più incentrato sulla sinergia che gli altri. Eliminare, a costo 3 neutralizza una magia avversario. Ritorno sul mio discorso, è il mazzo probabilmente in cui si possono giocare tranquillamente i counter. Enigmorfo, altra carta che triggera con magia non creatura, a costo 2... 1 e 1 blu è un incantesimo, ogni volta lanci una magia non creatura puoi far diventare l'enigmorfo una sfinge 3-3 con volare fino a fine del turno e in più ha un'abilità attivata che a costo 3 profetizziamo 1 quindi ci fa anche comodo e in più ha un 3-3 volante ogni volta lanciamo qualcosa c'è la ristampa di opt e qua probabilmente è il mazzo migliore per giocarla perché costa poco, triggera prowess, triggera l'enigmorfo a costo 1 in più profetizza uno e pesca una carta, quindi probabilmente è il miglior mazzo, il mazzo in cui si mette meglio Opt rispetto a un qualsiasi altro mazzo blu. Passando nel rosso, abbiamo il Immolatore di Fuoco del Cuore, che è un uncommon che ha prodezza ed è un 2-2 a costo 2, che in più può farci dare removal. Quindi, pagando un rosso e sacrificandolo, infligge danno per la sua forza a una creatura o un Planeswalker bersaglio. Quindi. Diciamo nel caso in cui ci sia una creatura troppo grossa, noi facciamo qualche spell, magari qualche peschino, qualche opt, lui si pompa, lo sacrifichiamo e spariamo danno. Ci sta. Shock, per esempio, dato che era stato nominato, eh, questo è sicuramente il mazzo... scusate. Questo è sicuramente il mazzo in cui giocarlo, senza ombra di dubbio. Arte magica dei goblin, l'abbiamo visto nel rosso-nero sacrificio, qua ovviamente ha ancora più senso di esistere perché i goblin hanno prodezza e in più questa è una magia, un istantaneo che ci fa fare creature, quindi è quello che serve auguri cinetica, questo è un altro ottimo payoff, è un uh, x4, questo 4 contravolgere la sua forza è pari al numero di istantanee stregonerie nel cimitero e quando entra nel campo di battaglia possiamo scartare fino a due carte e pescare altrettante carte. Quindi ci permette di sistemarci anche la mano. E diventa molto forte perché è a travolgere comunque. Brivido di possibilità, altro peschino nel rosso. Come costo addizionale scarta una carta e pesca due carte istantaneo. Quindi sempre per prowess, eh, tutti quei trick che si possono fare. In uniforme di Chanda abbiamo visto che abbiamo molti modi per fare danno all'avversario... Senza contare anche le magie rosse, le cose rosse che abbiamo visto a inizio live, e questa da, prende ogni qualvolta una fonte che controlli invece danno non da combattimento a un avversario. L'igniforme prende più 1, più zero e doppio attacco fino alla fine del turno, quindi diventa anche abbastanza grosso e cattivo. Poi, Verde Nero. Verde Nero è quel um, mazzo che può essere definito morboso, ossia, è, era la keyword e in Innistrad avevano dato a tutte quelle abilità che si potenziavano quando era morta una creatura nel turno. Qua siamo allo stesso livello, infatti la Uncommon è un 5-4, questo 5 che dice all'inizio della tua sottofase finale se è morta una creatura in questo turno pesca una carta, questo ci fa vantaggio proprio tranquillo. E per come gioca è molto uh, un verde-nero... Tipo The Rock, eh, ossia un mid range un po' grindoso con tante removal e creature comunque abbastanza grosse e cattive. Diciamo che tendenzialmente in questo mazzo ciò che muore deve essere più quello dell'avversario che le nostre cose. Ciò cioè, nonostante qua c'è Sfregio Infernale che ho deciso di mettere perché dà più 2-0 la Creatura Incantata. E in più, quando questa creatura muore, pesca una carta. Tra l'altro, è un incanta creatura, non un incanta creatura che controlli. Quindi potremmo anche potenzialmente darla a uno degli avversari. Uh, ah no, però è la creatura incantata che ha quando questa creatura muore, e pesca. Quindi no, non ha senso perché faremo pescare all'avversario. Credo fosse l'incantesimo. Che avesse la dicitura, invece no. Allora no, Met lo metteremo su una nostra creatura. E um, eventualmente se muore. Farà pescare una carta oltre magari a farcene pescare un'altra perché quelli a un di prima fanno pescare piuttosto che altri effetti. Altra ottima carta, Talliger. Mol di morte comunque, diciamo il fatto che il mazzo conti qualsiasi, qualsiasi creatura che è morta, eh, diciamo non ci esimia dal fatto di giocare anche noi delle creature che potremmo sacrificare in qualche modo o anche semplicemente stampare addosso a un attaccante avversario e farci comunque del vantaggio. Attendente di Liliana, questo l'ho messo perché ha un'abilità abbastanza carina, perché costa molto poco e, e lui si sacrifica in automatico, quindi ti permette di triggerare tutte le cose di quando è morta una creatura in questo turno. Eh, infatti, tappa, sacrifica l'attendente, un avversario, bersaglio scarata una carta, attiva questa abilità solo quando puoi lanciare una stagioneria. Su un 1-2 a costo 1 è abbastanza forte. Calderone della strega, l'abbiamo visto anche nel mazzo Sacrificio. Quindi essenzialmente questo può essere un mix tra un mazzo Sacrificio e un mazzo Grindoso. Essenzialmente perché possiamo decidere noi dove portarlo in base a, a quello che troviamo, essenzialmente. Quante volte ho detto essenzialmente. Demonietto Mefitico, anche questa è una carta che secondo me ci sta bene perché è una di quelle, um, avendo tocco letale, può. Scambiarsi con qualsiasi creatura e quindi ci muore a noi, ma muore anche a loro. E quindi triggera sempre quando è morta una creatura, in questo turno, eccetera, eccetera. Macabo Mongouster, qua ci sono molti. È un mix tra molti archetipi, perché ci sono carte nere che uh, effettivamente vengono usate da altri archetipi, perché triggerano la morte, essenzialmente, <ride> brutto da dire quindi abbiamo visto prima questo come costo addizionale ci fa sacrificare ma fa sacrificare anche gli avversari nel verde anche questa quando è morta una creatura quindi questa triggera praticamente ogni turno noi mettiamo un segno più uno più e la stappiamo Bronto Dante Devastatore questa è un'ottima carta perché si sacrifica da sola quindi può, decidiamo noi quando triggerare l'effetto di morte ma soprattutto una, diventa una risposta main deck a quegli, quei permanenti particolari che sono gli artefatti e gli incantesimi. Rinascita fungina, anche questo dobbiamo avere recursion se andiamo sempre dalla parte del più sacrificio che vi, ti ammazzo le creature. Ovviamente dipende tantissimo dalle removal che abbiamo trovato. Predatore delle fronde, anche questo l'abbiamo già visto. Diciamo che... Um, Essendo un, una meccanica così generica del è morto qualcosa, eh, ci vanno dentro moltissimi effetti. E poi abbiamo la saracinesca di rampicanti che diventa un bloccante che può sacrificarsi per farci pescare una carta e quindi triggerare gli effetti. Cioè è molto, cioè molto semplice, infatti non, non sto spiegando tanto le carte, un po' perché le avevamo già viste, ma un po' perché di fatto è abbastanza semplice come concetto infatti passiamo già al um, penultimo uh, archetipo di stasera, quindi manca poco, resistete, vi prego. E, um, e questo è l'archetipo la un, po un pochino più strano, perché sarebbe rosso-bianco, agro in generale, ma che tendenzialmente punta ai cani, i canidi dato che li hanno aggiunti e infatti e ce lo fa capire benissimo il signore dei segugi alpestre a parte il nome è un 2-2 a costo 2 che quando entra nel campo di battaglia puoi passare in rassegna il grimorio per una carta chiamata cane da guardia alpestre e o una carta chiamata randaggio igno le riveli le aggiungi alla mano e, e rimescoli il grimorio in più ogni qualvolta il signore dei segugi attacca prende più x più 0 dove x è il numero di altre creature attaccanti quindi qua ci fa capire che comunque siamo super aggro questo dovrebbe essere il super aggro che tende ad essere cani, soprattutto se come rara troviamo il lord dei canidi. Ehm, ecco, questo è un altro mazzo in cui va bene bastioni incantati, l'abbiamo visto nel blu bianco volanti che comunque è aggressivo, qua ancora di più, quindi va ancora meglio soprattutto perché è un difensore. Questo è il Cane da guardia alpestre, che è quello che si va a prendere la nostra uncommon, quindi un 2-2 cautela costo 2. Qua ho messo dentro sia lui che quello rosso perché sono praticamente necessari, soprattutto, anzi, senza soprattutto, se abbiamo quell'uncommon. Poi il Canide meticcio indisciplinato, 3-4 costo 5, che quando entra in campo di battaglia distrugge un artefatto un incantesimo contro un avversario. Quindi un'altra risposta potenziale di main a, a artefatti o incantesimi. E però questo lo giocherei solamente nel caso in cui abbiamo trovato il, um, eh, il lord dei canidi. Perché altrimenti un costo 5 è veramente tanto in un mazzo agro. Sacro ferro veterano. Stessa cosa, è un agro quindi questo è perfetto. In realtà è molto meglio che nel live game. Forse nel live game non ci sta così bene ora, ripensandoci, però qua in un mazzo agro è assolutamente perfetto. Salvatore altruista, oltre ad essere un canide, è anche una creatura abbastanza forte. Un 1-1 costo 1 se lo sacrifichiamo. Un'altra creatura che controlli è indistruttibile fino alla fine del turno, quindi è uh, piuttosto forte. E poi un drop a 1. Avampare qua la vedo molto buona perché saremo aggro e a costo basso. Quindi vogliamo fare più danno possibile quando possibile. E un istantaneo a costo 3 che dà più 2-0 a tutte le creature che controlli, ci sta. Questo è un mazzo in cui voglio giocare combat trick perché avremo creature tendenzialmente piccole e vogliamo riuscire a uccidere i bloccanti e fare più danno possibile, quindi dare un più 3-0 attacco improvviso a questo 2 è ottimo. Magmastino di Chandra, qua un altro cane che però questo è ottimo per il mazzo alto perché è un 2-2 costo -2, 2 che in più tappandolo infligge un danno a un giocatore o a un quindi anche in late game questo continuerà a fare danno. Randaggio Ino è il secondo canide che andiamo a prenderci con l'Uncommon Multicolor. È un 1-2 a costo 2 che a costo 2, eh, come abilità attivata, prende più 2 più 0 fino alla fine del turno. Quindi onesto. Segugio Saetta, questo, questo è ottimo, a prescindere che è un canide che quindi rientra all'interno. Se abbiamo trovato il lord dei canidi è ancora più forte. Eh, però di base è un 2-2-costo-3 con rapidità che quando attacca le altre creature che controlli prendono più 1-0 fino a fine del turno un avvampare diciamo però su creature essenzialmente e poi passiamo all'ultimo archetipo che è quello un po' misto e che secondo me è il più forte così a... anche perché avendolo giocato e, e vedendo le carte e... e che cosa fa secondo me potrebbe essere uno dei più forti che è il verde blu um, e allora qua il bello è che ci sono due modi di farlo in realtà due modi che si possono che si possono incastrare benissimo insieme che sono ramp e uh, pesca 2 ci sono un sacco di uh, carte nel blu e nel verde che contano se abbiamo pescato due o più carte in questo turno e uh, Diciamo, si può il tutto mettere insieme alla, 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 alla strategia ramp, scusate, <ride> mi sta venendo tecnologia, ma non, è, non era proprio il termine corretto, ehm, senza praticamente problemi. La uncommon, questa qua è una ristampa, è il Kotl delle scaglie sapienti, è un 2-2 a costo 3, che ogni volta peschi una carta puoi mettere un segno 1 uno, più uno, uno sul Kotl, quindi diventa essenzialmente, è un, non, qua non c'è il ramp, qua c'è soltanto il pesca. E può diventare abbastanza grosso in poco tempo, perché comunque conta anche la pescata di turno, banalmente. E qui abbiamo un sacco di carte, soprattutto verdi, ma anche blu ovviamente, che contano se abbiamo pescato due o più carte in questo turno. Per esempio, questa è una comune, 4-4 costa 5 con raggiungere, se hai pescato due o più carte in questo turno, il saggio prende più 0, più 2 e ha cautela, tra l'altro, quindi puoi rimanere con un 4-6, che non è affatto male. Empatico Spietato eh, l'ho messo per il semplice fatto che è l'unico mazzo che possiamo giocare ramp e quindi qui eh, l'Empatico serve per andarci a prendere i payoff di rampare, semplicemente, Pre invece di dover aspettare pescarli naturalmente, anche se comunque peschiamo tanto, almeno con lui sei sicuro. E ricordiamo che comunque in mezzo ci sono gli squali megalodonti con antimalocchio e cose grosse nel blu. Guardiano dei boschi e cose grosse nel verde, un 5-7 a costo 6. Che tra l'altro, questo è il perfetto connubio tra ramp e pesca 2, perché comunque per calarlo a un turno decente dobbiamo rampare, anche se in realtà, anche al sesto turno è un 5-7 con cautela. Che ogni qualvolta diventa bersaglio di una maggiore abilità controllata da un avversario. Puoi pescare due carte. E quindi va trigger automaticamente tutti quegli effetti. Quercia pugno nodoso, anche questa è abbastanza forte. Un 2-3 a costo 4 che quando peschi una carta, quindi anche quella di turno, prende più 2 più 2 fino alla fine del turno. Quindi non è male. Um, questa l'avevamo già vista tra le best carte. Mi sono dimenticato di toglierla dalla, da questa lista. Quindi comunque abbiamo rampato. Abbiamo visto i ciccioni 5-7 con cautela, eccetera. Gli possiamo dare più 1 più 1, volare, pescare due carte, triggerare tutto quanto. E non è affatto male, Megalodonte Spinato, come l'ho appena nominato, appunto. Oltre che in UB Reanimator, qua rampando, possiamo giocarlo hardcastarlo, come diceva Baza il Bazar prima, e eh, vincere praticamente. Poi abbiamo l'essenza dei Tomi, che è molto forte in realtà. È un 3-3 a 4 che non può essere bloccata se hai pescato due o più carte in questo turno, quindi è danno sicuro, soprattutto se abbiamo un board stallato come. In limite può succedere abbastanza facilmente, Crack in titolare. Questa è, una, è la carta probabilmente che può essere giocata al suo pieno potenziale in questo archetipo. È un 4-6 a costo 6 che ogni volta peschi una carta puoi pagare uno generico. E quando lo fai puoi tappare o stappare una creatura. Abbastanza carino, soprattutto anche il fatto di stappare una creatura non è male. Puoi farlo post combat e stappare la tua creatura che ha attaccato. Oppure puoi farlo pre-combat, tappare le creature bloccanti dell'avversario e menare. E poi abbiamo l'ultima carta <ride> che ho deciso di mettere, che è la Ladra delle Biblioteche, un 1-2 a costo 3 che ogni qualvolta attacca peschi una carta. Questo molto semplice perché ci permette di triggerare nel, con un solo attacco il, la seconda pescata del turno, essenzialmente. E quindi andare ad analizzare. Innescare tutti quegli altri effetti che abbiamo visto Ovviamente queste erano solo le Common e le uncommon Ok siamo tornati all'inizio Quindi eh, Ho finito con 12 minuti di ritardo rispetto alle previsioni Ma per me è comunque Una vittoria <ride> E quindi Torniamo un attimo qua Spegniamo un attimo la musichetta Per fare i saluti Di rito Quindi questo era il Limited m 21 secondo me, comunque diciamo qua era molto più facile perché era diciamo sono tornati a renderlo guidato come ci avevano iniziato ad abituare. Diciamo che con i Core e Teros si sono presi molte più libertà senza um, andare in direzioni pre-guidate, um, diciamo guidate. Eh, ma in realtà a me piace che ci sia una chiarezza eh, che, che ti faccia capire che cosa eh, loro vogliono che tu drafti essenzialmente, o comunque che, che cosa è supportato e che cosa no. Banalmente. Eh, il Core era, era tutto un casino. E, <ride> eh, infatti, non mi è piaciuto tantissimo come ambiente limited. Eh, il fatto di avere gli archetipi ben chiari, di sapere a cosa puntare, e a ottimizzare potenzialmente la costruzione del tuo mazzo proprio in base a quello, sapendo che cosa vuol fare il mazzo, secondo me è un po' più. cioè porta anche a partite più belle, eh, cosa che con i Coria, insomma. Non, non ho trovato. diciamo, non ho trovato giovamento a giocarlo. Um, comunque, eh, io vi saluto perché sono un quarto e mezzanotte, quindi è, è anche prima di altre volte però. Eh, voglio cercare di darmi un contenio, eh, su queste... Sulle live settimanali, quindi grazie infinite di essere passati. Spero di non essere stato troppo noioso. Eh, comunque potete riguardare, eh, soprattutto chi magari adesso sta guardando nel futuro in differita, eh, comunque penso sia una cosa soprattutto da guardare in questo modo per prepararsi a draft e sealed anche, anche perché draft adesso dubito che a meno che non si faccia in casa eh, il negozio si faccia perché appunto per tutte le norme che con i giochi di carte non ci si possono passare le carte tra giocatori eccetera eccetera ehm, comunque diciamo tutto quello che ho detto vale essenzialmente sia per il draft sia per il sealed diciamo che per il sealed semplicemente guardando questa live potete individuare le carte eh, che vanno a formare l'archetipo e quindi poi nel pool sealed capire diciamo dove poter puntare, mentre in draft avere la, um, essenzialmente la linea guida di che carte fanno che cosa, eh, per quale archetipo e l'archetipo che cosa fa. Quindi spero di essere stato utile, seppur come al solito, abbastanza prolisso. Però dai sono 10 archetipi più di 5 colori. Non ci abbiamo neanche piegato neanche così tanto. Um, quindi io vi ricordo che voi mi trovate qui su Twitch una volta a settimana, almeno. Di solito il martedì quest'anno abbiamo quest'anno questa settimana abbiamo slittato per i problemi di linea che ho detto a inizio serata, uh, che dovrebbero essere risolti. Spero, infatti, ho, non ho perso praticamente un frame, 94 frame in. Rimettere in due ore e 50 di live è il eh, nulla quindi sono molto contento eh, e, e spero che insomma non ci siano stati salti, video, eccetera. eccetera. Um, voi poi mi potete trovare quindi qui su Twitch il martedì, tendenzialmente. Quindi martedì prossimo dovremo trovarci. Vedremo cosa fare. Uh, se saranno iniziati gli spoiler di Double Masters. Andiamo sugli spoiler di Double Masters. Altrimenti mi invento qualcosa e per sapere cosa mi inventerò nel caso potete seguirmi sui vari social che trovate tutti qua sotto eh, nella, nella scheda, diciamo dei link, ehm, su Facebook, eh, su Twitter e su YouTube, dove ricaricherò poi le live. Eh, su Facebook potete trovare appunto gli spoiler in stagione di spoiler, quando appena possibile io metto gli spoiler tradotti in italiano, anche se appunto magari vengono spoilerati in altre lingue. Eh, trovate tutte le Magic Story tradotte e pian piano le novel e gli ebook che stanno uscendo. Eh, adesso sono al lavoro su quello di Eldrain, per esempio. Eh, di ebook o comunque novel che trovate già tradotte, trovate il prequel di War of the Sparkers se siete interessati, e soprattutto quella che secondo me è molto bellina perché si estranea da tutta la, 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 la storyline principale. Um, è The Children of the Nameless, che è scritto da Brandon Sanderson, che è un ottimo artista fantasy. Scrittore fantasy, uh, Tizio buonanotte <ride> e, e soprattutto è una storia che vede D'Avriel, il planeswalker misterioso che abbiamo visto su World Spark in, nella sua carta. E eh, ci fa capire, ed è molto carino perché è ambientato su Innistrad in un, un, un tipo spin-off, quindi non serve tra l'altro sapere tutto di tutto. Um, mentre su Twitter trovate aggiornamenti stupidi su quello che gioco, quello che sbusto o cose del genere, oltre che ovviamente eh, pubblicità alle live e a tutti i contenuti. Quindi... Io vi ringrazio, eh, per supportarmi qua su Twitch potete fare la sub qui in alto, anche magari settimana prossima, quando magari ci saranno gli spoiler Double Masters, mi piacerebbe. Eh, e ci vediamo quindi martedì prossimo, sempre qui, sempre alle 9, eh, altrimenti ci vediamo in, prima di martedì. Facebook e Twitter, se volete commentare, fare seguirmi da qualche parte, io sono lì. Ciao a tutti e buonanotte.